Allora, intanto, ecco, diciamo come formazione, io sono psichiatra, lavoro a Sant'Andrea, diciamo, universitario, con Sant'Andrea, chi non sa, è un altro pezzo della facoltà Sapienza, la facoltà Sapienza è gemmata con una serie di realtà, cioè il Policlinico dove ha costruito la sua realtà, poi si è riprodotta a Sant'Andrea, che è l'ospedale di Veneto, e più o meno poi c'è dentro un pezzo con un po' continuo che sta a Latina, quindi sono tre realtà sempre Sapienza, quindi ci sono determinate, ma vorrei dopo potessero girarvi, ovviamente qualcuno conoscerà il nome da qualche anno in binario questa lezione. Però diciamo che la mia formazione è una formazione che non rinnego, anzi non la rinnego, ci penso sempre con grande nostalgia, perché per 25 anni, fino a 3 ore prima che morisse, io ho lavorato con il professor Cancheri, che è stato, diciamo, un punto di riferimento dal punto di vista professionale, umano, i suoi limiti caratteriali, però sono un grande maestro, e molto prematuramente qualche anno fa, inaspettatamente con il fatto che non è parlato, quindi io ho continuato a lavorare per un po' di tempo a Poligrini, poi è subentrata la famosa sindrome dell'orfano, per cui a certo punto non avevo più un riferimento accademico, come spesso succede, soprattutto quando uno così in persona, insomma, ero molto preso dal suo carisma, dalla sua professionalità, dal punto di vista. E quindi mi sono un po' trovato che ero visto un po' così, un battitore libero. Però in tarda età mi sono ricreato una virginità spostandomi dall'altra parte, ho trovato nuovi entusiasmi, nuove spinte, eccetera. E quindi diciamo che porto un po' così, spero, anche la lunga letterata di oggi, porterò, spero, un po' di quella che è l'approccio che il professor Cancheri ci ha insegnato, l'approccio metodologico rigoroso, insomma, sentivo con piacere quello che diceva la vostra direttrice sulla rigorosità dell'aggiornamento, dell'update, dell'essere sempre sul pezzo, che non vuol dire poi dover per forza rinnegare oggi quello che dicevamo domani o che dicevamo ieri, ovviamente non è questo il senso. Il senso però è l'aggiornamento, è sapere quello che uno può dire a proposito di determinate cose e di dare una formazione, diciamo, di un tempo più classico, no? Cristallizzata su una serie di informazioni che invece possono stare a passo così. Do per scontato, ma proprio do per scontato, che la querela con la quale siamo cresciuti, ma abbiamo cresciuto fino a 15 anni fa, la querela era da una parte non di psichiatri, quelli che danno le pastiglie, danno i farmaci e lavorano sui sintomi, e dall'altra parte ci sono invece quelli che fanno delle psicoterapie e sono loro, sì, insomma, ecco, avete capito che anni fa, mentre mi facevo la mia specializzazione, mi pagavo, come fate voi, un treno di formazione che non rimetto, non faccio psicoterapia, faccio psichiatria, farmacologo, da anni ho scelto quello, ma per tanti anni è stata una piacevole modalità di lavorare con i pazienti e qualche cosa che appunto non rinnego mai, perché non è che ho fatto con uno di un parto una pastiglia alla fine di una visita di 40 minuti, di 50 minuti, se ha una formazione di un certo genere, questa formazione non mi serve a entrare un po' in empatia con il paziente in maniera più facile, insomma, anche di questo sicuramente. Però diciamo che oggi come oggi la mia è una formazione di tipo clinico, vedo tanti pazienti, ospedale, c'è un ambulatorio che fa 9.000 visite l'anno, che hanno dato un credito, hanno abbastanza evidenza, però sono 9.000 visite l'anno, abbiamo 400 ricoveri l'anno in diagnosi cura, nella Puzie, abbiamo degli ospedali che fa 350 accessi l'anno, gli ospedali di rassegna di fanno 7, 8, 9, 10 giorni di seguito per cure importanti, eccetera. Questo per dire una scuola di specializzazione con 7 o 8 elementi ogni anno per 5 anni, che abbiamo 40 specializzanti che vogliono intorno a questa realtà, almeno una decina tra consisti e contrattisti, una serie di psicologi che fanno il training da noi, tutta gente in gamba, insomma, se non dico perché sta qua, si vede un bambino di gente che lavora bene. Insomma, ecco, questo è un magma indistinto apparentemente di, così, di formazione culturale e ogni giorno tenete presente, ecco, quello che si deve fare, gli insegnamenti nei posti, andare a parlare, tentare di dire cose che possano un po' lasciare insieme, per dire più così. Allora, questo per dire. Ora partirei con una serie di piccoli commenti e fermatevi quando volete, eccetera. Questo è il modello categoriale della psichiatria, ok? Il modello categoriale è un modello caratterizzato dal fatto che sulla carta esiste una sintoma, la depressione, dei sintomi, quindi stiamo scendendo specifici, e
l'auspicio è quello che ci sia una patofisiologia che possa giustificare questi sintomi. Quindi, pensando alla depressione, immaginiamo che il non funzionamento, l'anomalo funzionamento di neurotrasmettitori nel cervello, come può essere la serotonina, l'adrenalina, eccetera, eccetera, possono essere responsabili di alcuni sintomi e una serie di sintomi che in qualche modo concomitano in quel determinato paziente possano portare alla realizzazione di un'idea. E questo è un sogno, è il sogno chiaramente di chiunque fa lo psichiatra, è un sogno mutuato dalla medicina. Dalla medicina noi abbiamo il Mycobacterium tuberculosis, abbiamo le caverne tubercolari, abbiamo la tossa, abbiamo la febbre, e abbiamo la tubercolosi. Il modello medico è un modello che molto spesso ci permette un approccio di questo genere. Quindi quando uno dice che ha la tubercolosi, se uno ha la bronchite ha quell'altro, se ha il diabete ci sono l'insulina che funziona, ci sono la voler bere tanto, voler fare tante cose, la polioria, la polidipsia, quello che accompagna i sintomi del diabete, e il diabete. E questo è un modello povero, c'è niente da fare. In medicina tentiamo sistematicamente di mutuare dalla medicina, adesso non siamo medici, ma comunque è chiaro che anche per quanto riguarda voi questo tipo di formazione, questo è un qualche cosa che potrebbe essere utile, insomma. In psichiatria iniziano i problemi, cioè sindrome 1 e sindrome 2, ok? Molte sindromi sono, si sovrappongono, no? Molte sindromi hanno una serie di sintomi abbastanza comuni. Avrete assistito, voi siete ancora giovani, ma insomma avete assistito perlomeno da 10 a 15 anni a questa parte al concetto di comorbidity, no? Detto all'inglese di comorbidità. Questa comorbidità già facciamo più da domani, ci si parla più a sentire, nel senso, immaginare questi poveri pazienti affetti da 4 o 5 malattie in contemporanea, soprattutto in alcune scuole, io dico, sappiate che ce ne sono rapporti di amicizia per ovvi motivi di età, per 30 anni, ma la scuola di Pisa, la famosa scuola di Pisa di Cassano, il loro gruppo, Perugi, Marziti, Valerosso, tutta gente che veramente ha imperversato per almeno 15 anni con questo concetto della comorbidità, perché la comorbidità era un fenomeno comodo per poter spiegare come mai un paziente depresso, quando fa la diagnosi di depressione, cioè ovviamente parte un problema, improvvisamente inizia a farsi gli attacchi di panico, improvvisamente sviluppi inaspettatamente una sintomatologia ossessiva. E allora poi dopo vedremo quale potrebbe essere secondo me il tipo di lettura, ma la lettura comoda era che era un paziente, depressione maggiore, diagnosi categoriale, asse 1, a un certo punto della vita in comorbidità con gli attacchi di panico, a un certo punto della vita in comorbidità con un dote, gli attacchi di panico molto spesso, io a loro volta in comorbidità, con un'ansia sociale, con una fobia sociale, con un'ansia generalizzata. Immaginate che questo paziente con 4, 5, 6 malattie, credo che siamo abbastanza d'accordo, voi mi potete dire, ma in medicina esiste, uno può avere il diabete, rompersi una gamba, avere la frattura della gamba in quel momento e avere un infarto, no? Dice sì, in medicina però la situazione è differente, ci sono organi che funzionano in maniera differente rispetto a questo cervello al quale dobbiamo portare un po' di rispetto. Andiamo avanti, confino. Allora a questo punto, se esistono due sindromi separate, da una parte la sindrome e dall'altra parte di, poi però ci possono essere dei sintomi in comune. Come li giustifichiamo? Se quella sindrome è una sindrome che preveda una patofisiologia, una disfunzione di un certo neurotrasmettitore, e questo ne prevede una disfunzione di un altro neurotrasmettitore, questa sorta di patologia in comune, la famosa comorbidità, ma qual è la patofisiologia dell'uno o dell'altro? Sto ponendo dubbi e non vi darò certezze alla fine, ma è soltanto un atteggiamento relativamente critico ad un approccio categoriale che, continuate a ricordarvi, è l'approccio medico per eccellenza. È evidente, uno fa le analisi, porta le analisi al medico, il medico guarda le analisi, l'accidente, la creatinina alta, la glutenemia alta, ok, c'è un problema sicuramente renale, allora insufficienza renale perché è data da due marker. Se in medicina funziona questo, ovviamente. Portiamoci appresso le critiche, poi dopo le vediamo nel corso. Ecco quello che dicevamo prima, il concetto della comorbidità. Allora, due disturbi insieme, poi abbiamo un paziente che è depresso e che si fa gli attacchi di panico, i sintomi spesso sono comuni. Le due patofisiologie come le mettiamo? Com'è possibile? Poi noi parliamo, io vi ho fatto degli esempi di disturbi tutto sommato abbastanza vicini nel loro largo spettro, ma immaginiamo che questo sia un paziente con una schizofrenia, il quale è schizofrenico ha il diritto di farsi gli attacchi di panico.
Nel senso, quando io sono cresciuto, quando mi sono formato, c'era un approccio gerarchico di tipo o mi mai o mi non cessa, tu sei schizofrenico, basta, non ti stai a preoccupare del resto, sei schizofrenico, quindi tutto il resto ci danno una nota canzone, noia, non era noia. Oggi c'è il rispetto per il fatto che un paziente depresso, un paziente schizofrenico possa anche avere una patologia depressiva in un momento della sua vita. Si fa riferimento a quanti pazienti, nel momento dei pazienti schizofrenici, nel momento in cui stanno meglio, quando si curano, stanno meglio, l'emergere dell'insight, l'emergere della consapevolezza della tragedia nella quale sono finiti, perché la schizofrenia è la più grave, la più devastante e la peggiore delle malattie mentali con le quali ci imbattiamo, possano avere una fase di consapevolezza. Molti schizofrenici intelligenti esistono, e l'insight emerge, la consapevolezza della situazione nella quale stanno, si fa una fase depressiva. Abbiamo il diritto di fare una diagnosi di depressione o schizofrenia? Sicuramente sì, ma allora sorge il dubbio, ma scusa, ma se sappiamo tutti, in maniera un po' così, che la schizofrenia è legata ad una iperpresenza di dopamina nel sistema limbico, eccetera, eccetera, tanto che diamo gli antipsicotici per abbassarlo. Come si lega l'idea che questo sia schizofrenico che possa avere la depressione, che non c'entra niente con la dopamina, se non in una situazione relativamente periferica in qualche caso? E questi sono ulteriori aspetti problematici sul quale possiamo parlare in qualsiasi momento. Questo è quello appunto che vi dicevo precedentemente, insomma, sul quale non è il caso di ribadire, cioè delle sindromi che hanno in copresenza alcuni disturbi, e allora appunto dice, ma come è possibile che ci sia una patofisiologia che possa accomunare due disturbi relativamente così lontani? Allora, questo è qualche cosa con il quale possiamo iniziare questa chiacchierata, cioè abbiamo iniziato insomma fondamentalmente. Nella classificazione delle malattie non esistono criteri giusti, sbagliati, logici o illogici, coerenti o incoerenti, ma semplicemente criteri disponibili per finalità ultime della medicina. L'Innero, quando si fa riferimento alle classificazioni dinneriane, che il primo ho preso come riferimento, iniziò a descrivere fiori, piante, insetti, solo sulla base di quello che vedeva: insetti con 6 ali, insetti con 4 ali, insetti con 2 ali, le piante di un certo tipo, all'alto fusto, ad alto fusto, a basso fusto. Era una classificazione comoda a un certo punto per iniziare questa catalogazione importantissima, cioè del mondo naturale, dove non si stabiliva una gerarchia: è più importante l'alto fusto, è più importante il basso fusto. Esiste una pianta a basso fusto, all'alto, ad alto e così via. I criteri servono per aiutarci per comunicare. Lo diremo mille volte nelle chiacchierate di oggi, tenete per quale, ovviamente parleremo, ma sono tre cose, il DSM è uno stupendo sistema per comunicare, ma basta, cioè la sua natura è quello di servirci per comunicare. Io ho portato il DSM-5 per farlo vedere, poi in altre parti magari ce lo scopriamo insieme. Questo affare è un grande business, no? È un business economico. Dopo vi farò vedere una cosettina che romperà il ritmo o la stanchezza di questa chiacchierata. È un business economico. Negli Stati Uniti soprattutto si vendono fino a 30-40 mila copie l'anno di DSM, tenendo presente che gli psichiatri sono circa 10.000-12.000. Che vuol dire che lo comprano gli avvocati, lo comprano i giudici, lo comprano i venditori delle case, delle assicurazioni? Perché è qualche cosa che in qualche modo aiuta a parlare la stessa lingua. Arrivo ad una cosa che forse avrei dovuto dire dopo, ma di ora tanto non c'è una scaletta precisa. Negli Stati Uniti, soltanto come riferimento, la nostra direttrice ha detto la parente aggancio, quindi conosce la realtà degli Stati Uniti, sui tavoli dei giudici, nei tribunali, c'è il DSM e le linee guida, oltre spero ai codici, insomma, sono i detti, ma che non ci saranno. Perché? Soprattutto nelle pratiche di malpractice, nelle pratiche di denuncia per l'operato di medici, psicologi, insomma, in America da tempo questa cosa è esplosa perché c'è tutta una categoria di avvocati di bassa tacca che vivono nei pronto soccorsi e beccano un paziente, magari povero, magari di classe disagiata, magari nero in certe realtà, e gli propongono di denunciare il medico. Quello che si fanno una lira, dice si trova, lo denunciamo, così diciamo facciamo metà, viene dal 60% al 40%, è una realtà, è così che funziona. E quindi sono tante denunce per malpractice.
poi in realtà io la maggior parte finiscono bene per le categorie medici, perché insomma non sempre compiono atti poco eleganti, ma vi posso assicurare che negli Stati Uniti soprattutto, se uno psichiatra si muove nell'alveo protettivo del DSM e se quello che ha fatto è scritto da qualche parte sulle linee guida, su queste guidelines in cui c'è scritto il disturbo di Lyme si cura così, 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 ecco, se uno si muove nell'alveo protettivo del DSM e delle linee guida va piuttosto bene. Se fa situazioni un po' off-label, che se ne va in giro per i paragoni, è un po' meno. In Italia funziona meno questa situazione, fortunatamente la nostra cultura così europea, anche ai giudici, conferisce un atteggiamento così un po' più sereno. Negli Stati Uniti così funziona. Funziona perché, come dicevo, serve a comunicare. Se io mando un paziente a lei e dico, senti, ho visto un paziente, guarda, sento qualche su DSM, per esempio, il paziente è affetto da depressione maggiore con sintomi psicotici, eccetera. In teoria, ammesso che ci sia bisogno, uno si prende il suo manuale, dice, ah, è possibile, ok. E basta. Può servire per la pubblicazione delle ricerche. È chiaro che se uno manda un articolo, un lavoro ad una rivista importante, i refer devono sapere che pazienti hai visto, curato, e allora vedrete quando leggete, sono stati seguiti 80 pazienti affetti da secondo i criteri del, lo vedete scritto sempre, perché se uno scrive in un articolo, ho visto 20 pazienti affetti da una depressione legata ad un attaccamento ansioso, eccetera, quindi sempre, mi fa molto piacere, ma quindi spiegare che paziente hai visto. Quindi per comunicare è una cosa molto utile. Per adoperarlo, fatevi passare dalla testa che questo possa essere un manuale di psichiatria o un trattato. Io mi ricordo che appunto quando nel 1980, poi nell'83 fu tradotto e iniziamo ad adoperarlo in Italia, sempre Banchieri diceva imparatelo a memoria e buttatelo. Nel senso, diventate padroni di una sorta di cultura che c'è dietro questo manuale, però poi buttatelo, buttatelo nel senso che non può sostituire la clinica, e poi lo vedremo, perché anche fra i criteri informativi del DSM c'era l'idea che non avrebbe mai dovuto sostituire la clinica, non avrebbe mai dovuto sostituire il libero arbitrio del medico, dello psicologo, di lì comunque la dota per fare diagnosi, e purtroppo non è diventato così. Per molti anni, vi dico una cosa che può sembrare una putata, però era così. Nei primi anni che lo adoperavamo in clinica psichiatrica, noi vedevamo un paziente. C'era l'idea, magari ero più giovane, avevo un tutor, o quando sono diventato un po' più adulto lì c'era un tutor, specializzando, eccetera, faccio da tutor a qualcuno. Vedevamo i nostri pazienti, eravamo abbastanza convinti che trattarsi ad esempio di un paziente affetto da depressione, però prima di riempire la cartella e portarla al vaglio di Banchieri, che ogni martedì mattina controllava tutte le riunioni d'ambulatorio, tutte le liste fatte in ambulatorio, contavamo i sintomi. Allora, umore depresso c'è, depressione dell'umore c'è, diminuzione dell'appetito c'è, il sonno c'è, ok, sono 4, per fare diagnosi di depressione, almeno 5, dei famosi 9 sintomi, no? Questo che non è cambiato nel DSM-5, sono 4, io sono 4, quindi, ma dormiva bene, no, mi sembra che si sveglia di presto, ok, allora metti pure insonnia, così eravamo tranquilli, avevamo messo tutti i 5 sintomi, eravamo tranquilli che da un punto di vista non medico legale, ma soprattutto dal punto di vista del controllo, ed era una cosa falsa. Tu non puoi, perché siamo pieni di quelle che vengono chiamate le depressioni subsindromiche. La depressione subsindromica è una depressione che non ha tutti i sintomi del DSM, ma se per caso c'è un paziente che ha un umore depresso e una gravissima ideazione suicidaria perché ha detto guarda prima ammazzo mai, poi però dorme bene, che può succedere, mangia abbastanza bene e non ha un'alternanza dei ritmi sonno-veglia, ma ti ha detto che si ammazzerà domani perché la vita non vale più la pena essere vissuta, che era un umore depresso, tu in teoria fai. Ah no, pensavo che sei detto. No, l'ho visto. Tu non fai diagnosi di depressione, sei costretto a fare diagnosi di depressione subsindromica, alla faccia della depressione subsindromica, uno mi ha detto chiaro il tondo, guarda, io domani la faccio veniva. Ho fatto 6 mesi fa un'assicurazione per la vita, la famiglia è sistemata. Non ho debiti, non lascio mutui, non lascio niente, è finito qua, perché basta, non c'è nulla da fare. E lì poi sei dietro spettimenti collegati terrificanti, perché un paziente che dice una cosa del genere e in Italia non è così certo che tu possa permetterti di alzare il telefono, chiamare la moglie o il marito, i figli, di guardare, controllare la pista perché c'è un'ideazione suicidaria gravissima. Siamo ai limiti che non te lo puoi troppo permettere, se soprattutto questo non si è dato inconsciamente o indirettamente o larvatamente
ma piccolo abbrivio sul fatto, vabbè, se può avvisare qualcuno, se non te l'ha detto e se in quel momento dovessi stabilire, sei perfettamente conscio, ma se non ti ha autorizzato, tu in realtà sei anche in questa terrificante difficoltà. Al di là di questi vissuti, però stai in grande difficoltà nei confronti della Bibbia, del Corano, degli utili psichiatri, e cioè del fatto che in realtà non puoi fare diagnosi di depressione maggiore, perché quello dorme, può succedere, depressioni, sapete meglio di me, sono caratterizzate da insonnia feroce, insonnia centrale, pazienti si svegliano alle 3 di notte, logorato dai sensi di voce, eccetera, eccetera. Però può dormire, può mangiare, può non avere altri sintomi somatici, ma avere una visione terrificante del futuro, un'ideazione suicidaria marcatissima, e a quel punto però in teoria dovresti inserirlo fra i pazienti affetti da depressione sub-sindromica, no? O sub-pressure, se mi piace dire in americano. Andiamo avanti. Approcci possibili, ok? Cioè, la categoria dimensionale e sintomatico soltanto appunto lavorando su questo. Questo l'abbiamo detto, però sono i problemi. È stato già accennato, ma qui ve lo vedete scritto e potete ripassarvi, diciamo, qualcuno di questi aspetti. Aderenza al modello medico, semplicità, immediatezza, accettabilità, stimola il ragionamento diagnostico, utilizza l'esame del paziente, facilitazione della comunicazione. Diciamo qui, se voi ad uno psichiatra, una formazione medica, biologica, e quindi siamo inseriti in discussione, vedete, ma l'attacco di panico, perché succede? Non stiamo parlando ovviamente della mamma, di come ha educato il figlio, dell'attaccamento ansioso, ci diamo per scontato tutto, però se a me chiedono, ma qual è la patofisiologia dell'attacco di panico? Allora, la patofisiologia dell'attacco di panico è oggi confermata, ed è legata al fatto che il locus ceruleus, che è un nucleo filogeneticamente molto antico del nostro cervello, che contiene la più alta concentrazione di noradrenalina, in conseguenza della crisi di panico realizzata attraverso mille meccanismi che sono questa visione catastrofica, la amigdala che non funziona, che manda messaggi alterati, improvvisamente diventa permeabile, la noradrenalina inonda il cervello, inondando il cervello c'è la tachicardia, le parestesie, il senso di instabilità, coma libera, come pare da una vela, ecco, abbiamo l'espressione colorita alla mano, che dà l'idea di questo senso di instabilità, e poi anche cose importanti, non gravi, ma importanti, il paziente vive in maniera drammatica, la derealizzazione, la depersonalizzazione, tutto questo è legato al fatto che il cervello inondi di noradrenalina. E perché funzionano bene quando uno vuole curare con i farmaci questi disturbi, i farmaci che agiscono sulla ricaptazione della serotonina, conoscete da Prozac in poi, ci sono tante disposizioni, funziona? Perché questo locus ceruleus ha un controllo da parte di un sistema serotoninergico che parte dal rape dorsale, dove inizia il sistema della serotonina, il cervello si chiama rape dorsale. Questo rape dorsale di tipo serotoninergico ha un controllo su questo nucleo, quindi aumentando la serotonina nel cervello, questo rape dorsale va a rendere meno permeabile questo nucleo e giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mesi dopo mesi, questo nucleo non spara più noradrenalina, il paziente non ha più crisi di panico. E se non ha instaurato una gravissima agorafobia, che talvolta nei pazienti esplode anche dopo una sola crisi di panico, in qualche caso sono pazienti che hanno avuto una sola crisi di panico, hanno avuto un'agorafobia devastante, se non è così, una sorta di effetto trascinamento, non essendoci più attacchi di panico, il paziente comincia a esporsi, riaffronta e magari si scioglie questa. Allora, se a me psichiatra clinico chiedete la patofisiologia dell'attacco di panico, questa non è quella data io. La ricordo perché sappiamo che è così, e come si dice spesso in medicina, ex adiuvantibus, ogni paziente che ha le crisi di panico, direi che il farmaco funziona in quel senso, vedete che 80% o meno dei pazienti dopo un mese, due mesi stanno meglio, spesso dopo qualche mese ne stanno completamente fuori. Se poi anche con le telecamere accese mi chiedete se questo tipo di trattamento è un trattamento che risolve definitivamente la problematica del paziente, vi direi che, come spesso succede in psichiatria, c'è la famosa regola del 3. Un 30% guarisce, un 30% così così, e un 30% non dà niente. Non è sempre così automatico, ma tenete presente che la regola del 3 vale in questa situazione. Quindi sono pazienti ben curati all'inizio, subito, che non hanno ancora installato una agorafobia grave, eccetera, eccetera, stanno meglio e tutto quanto spesso escono dal problema. Altri flottano costantemente in periodi di cura, si sospende, poi ricomincia, eccetera, pazienti che non li fa assolutamente niente. Parlando di un intervento farmacologico, di cui si sta parlando, dopo è scontato, evidentemente
e mai come in questo libro discuto probabilmente il famoso approccio integrale con rilievi a una farmacoterapia iniziale possa seguire un intervento di altra natura, ma per scontato mi sembra che sia abbastanza evidente. Quindi c'è un modello, in alcune situazioni il modello medico fitta, tu sai che quelli sono i disturbi, tu sai che succede nella testa di quel paziente, gli dai un certo capire, e succede quello che succede in medicina quando individui il batterio, oppure fai la cultura delle urine, scopri quale batterio che sostiene la malattia, si dà l'antibiotico giusto, dopo 7 giorni, 10 giorni, l'urina del paziente sterile, quindi un intervento a un medico. È ovvio che accettare è immediato, è ovvio che serve a comunicare in maniera molto più facile, ovviamente stimola il ragionamento diagnostico, quello che abbiamo detto adesso, da quello che il movimento insegna ai giovani, fate questo, probabilmente vedrete questo, in quanto tempo? Un mese, due mesi, il tempo di latenza di un farmaco, si parla, non si muove. E soprattutto la facilità della comunicazione, come dicevo prima, non si può comunicare tra colleghi, non si può comunicare oggi, visto le modalità, di poter parlare con colleghi che stanno dall'altra parte del mondo, nel momento in cui voi comunicate con un paziente, comunicate con un lavoro, comunicate con una tipologia di pazienti raccolti per un esame, per un'analisi, per una statistica, eccetera, eccetera, dovete avere la possibilità di... E questo aiuta, ok? Questo aiuta perché nel momento in cui uno mette la diagnosi con un numeretto, avete questi numeretti, dall'altra parte del mondo, e questo è paradossalmente può sembrare una battuta, dopo, dopo la Bibbia, uno dei libri più tradotti nel mondo, è tradotto presso tutti i mondi del mondo, nel senso che è ubiquitario, il suo successo è un successo planetario per quanto riguarda la possibilità di comunicare, no? Questo era l'approccio categoriale, d'accordo? Quindi approccio categoriale significa quello che abbiamo detto prima, cioè la possibilità di superare queste categorie per comunicare, per far passare informazioni in maniera rigorosa. L'alternativa, la realtà alternativa che è meno operativa, ma probabilmente è quella che in qualche modo potrebbe essere più consona alla modalità di fare medici, di fare psicologi, comunque di lavorare con i nostri pazienti, è quello che si definisce l'approccio dimensionale. L'approccio dimensionale, qui c'è la definizione di dimensione. Allora, se ve la leggete, due secondi e poi vi dico, poi commentiamo. Allora, il senso del discorso è questo. Le alterazioni, le dimensioni, vedete, in qualche modo, oggi è un approccio relativamente nuovo, no? Un approccio che viene in qualche modo considerato pratico dal punto di vista operativo, è quello che si fa riferimento non a singoli discreti come le categorie che abbiamo detto finora, ma che esistano delle entità che vengono appunto definite alterazioni di funzioni discrete espresse immunologicamente da sistemi di singoli, come dire dal paziente, o segni osservati che siano indicativi della funzione alterata. Cioè, noi prendiamo un paziente schizofrenico, prendiamo l'esempio di un paziente schizofrenico. Abbiamo la possibilità di approcciarsi al paziente schizofrenico facendo riferimento alla malattia categoriale schizofrenica. Poi dopo vedremo che ci sono un sacco di modifiche che sono state fatte nell'arte della nuova tipologia del DSM-5. Ci sono queste tipi di la categoria ci dice schizofrenia. Credo che siamo tutti abbastanza d'accordo che se voi già lavorato, avete a che fare con pazienti schizofrenici, vedete nel vostro lavoro, nel gancio, contando le parti, eccetera, eccetera, avete la sensazione che parlare di un termine così generico per alcuni aspetti non aiuta certo all'approccio diretto con il paziente. La schizofrenia è un grande frame, quindi una grande cornice nella quale ci mettiamo tutto, ma se uno ha la fortuna, o la sfortuna anche dal punto di vista della pratica psicologica, di mettersi a lavorare in una mattinata con 10 pazienti schizofrenici, si accorgerà che sono 10 tipologie differenti. L'idea del contenitore è quella, una diagnosi che ci tranquillizza, la dobbiamo mettere, la dobbiamo scrivere sulle nostre cartelle, schizofrenia secondo i criteri della. Però poi potete trovare il paziente che in quel momento ha una funzione alterata fenomenologicamente evidente, ad esempio, che riguarda la produzione dei grani. Quindi un paziente che ha una produzione delirante molto ricca in quel momento, quello che una volta viene definita la schizofrenia di tipo positivo, il paziente con delirio, con allucinazioni, con delirio, allucinazioni,
disorganizzazione del pensiero, ed è un paziente sempre schizofrenico, ci mancherebbe altro, nessuno ci toglie la diagnosi categoriale che ci tranquillizza, però in quel determinato momento uno pensa che quel paziente, la sintomatologia positiva e predominante, la funzione quindi positiva, oppure viene definita oggi la funzione di distorsione della realtà, è sicuramente preponderante, e faremo un certo tipo di intervento. Esce quel paziente, ne entra un altro, parliamo, ci rendiamo conto che è un paziente che può essere inquadrato nella diagnosi di schizofrenia, e scopriamo che questo sono 10 anni che non delira, forse non ha quasi mai delirato nella sua vita. Togliamoci dalla testa l'idea che delirio uguale schizofrenia. Vuol dire, se c'è una dimensione trasversale, è la dimensione delirante. Il delirio accompagna, oserei dire, quasi tutta la patologia psichiatrica. Tante patologie compare sistematicamente, e alla luce di ciò è possibile dire chiaramente che la componente delirante di quel paziente nel paziente successivo è stata in qualche modo mutuata da una componente prevalentemente negativa, un paziente coartato, un paziente chiuso in se stesso, no? La quintessenza della schizofrenia non è certo il delirio, è l'autismo, no? È il defetto, no? Qualcuno di voi conoscerà Romolo Rossi, questo professore di Genova, uno psicanalista di grande fama, un chirurgo ordinario di psichiatria, il quale solo poteva permettere di dire, magari era un po' provocatore in certe cose, ma lui diceva che secondo lui il paziente schizofrenico probabilmente non delira quasi mai nella sua vita. Un po' provocatori, perché magari qualche volta ci scappa, ma tendenzialmente facendo riferimento all'idea che la componente difettuale, la componente defect, è quella che chiaramente prende il sopravvento. Allora, abbiamo visto prima un paziente, un'ora prima, con deliri, floridi, allucinazioni, ti parla e ti pazzo. Fa riferimento alle voci, o alle telecamere che lo stanno riprendendo, oppure vedete che chi non guarda voi e si gira dietro e parla con delle voci, un paziente schizofrenico, ma con una dimensione di tipo positivo prevalentemente presente. Il paziente dopo è un paziente sempre schizofrenico, ed è sempre per appunto per mettere a confronto un approccio dimensionale con un approccio categoriale. È un paziente schizofrenico, ma dove la dimensione prevalente è una dimensione negativa. È un paziente che non esce di casa, è un paziente che vive guardato nel suo mondo, è un paziente che non accetta il vostro sguardo, che ha tutta una serie di aspetti che chiaramente qualcuno può vedere e studiare nella patologia psichiatrica. Allora, la dimensione è un qualche cosa che ti permette, da un certo punto di vista, di utilizzare le categorie per inquadrare in maniera grossolana il paziente. Dico che questo è uno schizofrenico, questo è un depresso, questo è un paziente affetto da DOC, eccetera. Quindi in maniera grossolana ti permette di inquadrarlo. E poi ti permette però di essere operativo per quanto riguarda la dimensione alterata in quel determinato momento storico. Teniamo presente che queste dimensioni sono dimensioni che covariano nella storia del paziente, sia nel decorso della malattia e sia in conseguenza dei trattamenti farmacologici. Perché è chiaro che il primo paziente che noi abbiamo visto, che con una dimensione prevalentemente di tipo positivo prenderà un certo tipo di terapia, prenderà farmaci che bloccano la dopamina nel cervello, farmaci che lo smettono di farlo delirare, è un paziente che, se non controlliamo bene, 6 mesi dopo sarà lo stesso paziente che poi vediamo in seconda battuta, quell'altro chiuso, coartato, letteralmente i nostri farmaci, una volta che hanno finito di fare quello che devono fare, cioè ridurre i deliri, ridurre l'allucinazione, ridurre la dimensione disorganizzazione, si portano appresso come effetto carryover, proprio come effetto trascinamento, l'induzione di una sintomatologia negativa, che è iatrogena, che è colpa nostra, colpa, è conseguenza dell'intervento farmacologico. Allora, quel paziente che avevamo visto alle 9 di mattina e che era uno schizofrenico con una florida sintomatologia positiva, 6 mesi dopo potrebbe essere sempre uno schizofrenico, ma nel quale ormai la sintomatologia positiva ha lasciato il posto ad una sintomatologia negativa, sia nel decorso naturale della malattia e probabilmente di tipo iatrogeno, cioè complicanza. Ed è questo uno dei motivi, ovviamente la un po' da libera, delle critiche maggiori che si fanno ai trattamenti nei long term treatment in questi pazienti, per esempio di tipo psicotico, legato a quello che si definisce una stagnazione terapeutica. Parte un progetto, mi si dà un farmaco e vai così, senza rendersi conto che queste non agiamo su una malattia cristallizzata. La malattia cristallizzata è una malattia chiaramente che ci permette di dire lui a quello, come il diabete, ma lo stesso diabete tutto sommato è una malattia che va sistematicamente considerata, perché la glicemia si modifica, ci sono delle complicanze. Mentre però queste cose in medicina vengono fatte,
noi molto spesso, così del giorno, insomma, un po' vi capiterà il paziente che gli hanno fatto una piara di Movidem, che è un depot di vecchia generazione 30 anni fa, e ne hanno fatta uno ogni 15 giorni per 30 anni. Perché tanto era schizofrenico, nel senso, perché tanto nella categoria che abbiamo visto, il modello medico categoriale, non è schizofrenico. Allora, diagnosi controvertiti. In quel momento storico ha preso questo depot, questo per dire qualsiasi trattamento, e per 20 anni si prende il suo depot, senza che qualcuno abbia voglia di dire, ma in questo momento storico questo paziente ha bisogno di un intervento del genere o ha bisogno di una patologia, di una terapia che possa essere in qualche modo modificata, riaperta, risistemata sulla base del momento storico e della dimensione. L'aspetto importante di questo approccio di tipo dimensionale è proprio rappresentato dal fatto che, vedete, non viene stabilito un rapporto gerarchico a priori, un ordine di peso relativo nell'ambito del caso clinico, cioè sulla base dell'intensità, dell'interferenza e della durata delle alterazioni. Il rapporto del peso può variare sia nell'osservazione longitudinale che trasversale. Questa è una bella immagine, molto di impatto, su che cosa vuol dire tridimensionale. Immaginiamo che questo sia il paziente schizofrenico, mi viene bene, a parte l'amore per la patologia che da sempre, insomma, mi ha affascinato. Se immaginiamo che qui ci sia una bella diagnosi molto tranquillizzante di schizofrenia, non più paranoia disorganizzata, perché il DSM-5 ad esempio, una delle cose che ha spazzato via le tipizzazioni, rimane soltanto la diagnosi di schizofrenia, le fluideriane sono state tolte, ok? Allora, immaginiamo che qui ci sia una bella diagnosi tranquillizzante, almeno siamo tranquilli, sulle nostre cartelle si chiama schizofrenia, perché quella è tutti. Dire che un paziente schizofrenico, come abbiamo detto, come spero che sia venuto fuori dalla mia chiarata fatta minore, rischia di essere un qualche cosa che discute tutte le mani, d'accordo, schizofrenia, se mandiamo al DSM si permette di fare la diagnosi con soltanto due dei famosi 5 sintomi, noi abbiamo la diagnosi schizofrenia. Il problema è che se vogliamo fare un lavoro, ripeto, clinico un po' più evoluto, qui sotto abbiamo le dimensioni che costituiscono la schizofrenia. Cioè un paziente è schizofrenico nel suo assieme, ma come diciamo precedentemente, può essere un paziente che in quel momento storico ha una dimensione, ad esempio, di distorsione della realtà, di deliri, di allucinazioni, prevalentemente spiccata, e quindi in quel momento è schizofrenia sicuramente, ma prevalentemente dimensione di tipo positivo. Possiamo avere un paziente che ha una dimensione negativa prevalente, che forse è un po' un sottoprodotto della schizofrenia. Possiamo avere un paziente disorganizzato. La disorganizzazione del paziente schizofrenico è, come dire, una dimensione spesso frequente. Ci sono i disturbi formali del pensiero, sono i disturbi della tangenzialità, dell'avviamento, il concretismo, no? Tutte queste difficoltà. Allora, in quel determinato momento storico, il paziente è più disorganizzato, è più negativo, è più positivo. Questo chiaramente crea i presupposti, e vi prego di capire che parliamo ancora di situazioni tutte in divenire, ma di poter immaginare che sotto questa dimensione alterata esista una patofisiologia che in qualche modo può giustificarla. Ancora lavorando su, come dire, andando a tendoni, noi sappiamo con certezza che se un paziente delira, se sente le voci, se è disorganizzato, vuol dire che nel suo sistema limbico c'è una iperproduzione di dopamina. Allora noi qui abbiamo lo schizofrenico, d'accordo, in questo momento la dimensione positiva è prevalente. Iniziamo a sapere che in quel momento lui ha sicuramente un'iperproduttività, un'iperattività dopaminergica nel sistema limbico, e possiamo anche immaginare che esista un farmaco specifico per curare questo tipo di realtà. Non per curare la schizofrenia, ma per curare la dimensione prevalentemente alterata. Oggi, quando ci sono questi convegni, ne facciamo a tonnellate, ecco, di partire opera, andare a Cremona, un ICM, tutte queste belle cose, oggi non si scrive più. Quando si parla di schizofrenia, la terapia della schizofrenia è imbarazzante, è come dire la terapia del cancro. Così, di che parliamo? Parliamo di terapie eventualmente mirate sulla dimensione prevalentemente alterata. Esistono farmaci che funzionano in un certo modo. Se parliamo della dimensione negativa, anche qui è chiaramente un paziente apatico, coartato, che produce poco, con un cervello, con un pensiero concreto, con un pensiero assolutamente di pochissima produttività,
la patofisiologia della dimensione negativa della schizofrenia, iniziamo un po' a conoscerla, un po'. Come sappiamo, che se nelle vie mesolimbiche, cioè praticamente da un emisfero all'altro, nei pazienti che producono tanta dopamina avvengono delirio, allucinazione, disorganizzazione, sappiamo che nelle vie mesocorticali, quelle che vanno dai lumi della base, che se il cervello, vanno da qua giù, vanno verso la corteccia dorso laterale prefrontale, qua, verso quest'area, c'è poca dopamina. Nell'attività produttiva ce n'è tanta, qui ce n'è poca. I pazienti è come se questo ricagno di dopamina che porterebbe ad un'attività, ad un rapporto sintonico con la realtà, è assolutamente inaridito. Immaginiamo che ce ne vada molto poca di dopamina dal punto di vista. Sono quei pazienti, tanto per dirvi aspetti pratici, sono quei pazienti che vedete magari istituzionalizzati, non esistono più manicomi, ma esistono un sacco di strutture purtroppo alternative, simili, in cui ci sono lungodegenti da 25 anni. Sono quelli che vedete con le unghie ingiallite dal fumo, che fumano 80 sigarette al giorno, che prendono 20 caffè al giorno, non perché si incontrano e fanno dei tea party con altri pazienti, ci vediamoci oggi per una sigaretta, perché provano empiricamente, tragicamente, amaramente a provare a stimolarsi questo sistema dopaminergico che è inaridito sia dalla malattia che dai farmaci che continuano a bloccarlo. Perché la nicotina, la caffeina, se potessero avere a disposizione la cocaina, aumenta la produzione di dopamina ed è come se si cercasse in natura un qualche cosa che tolga da questa sorta di impoverimento. Allora, un paziente che delira tanto di dopamina ce n'ha tanto ed è facile mediamente aiutarlo. Per tanti anni si faceva riferimento all'ipotesi dopaminergica della schizofrenia fino alla fine degli anni 80, perché si pensava che togliere delirio e allucinazione significava aver curato la schizofrenia. Poi rimanemmo tutti quanti con un pugno di mosche in mano, rendendosi conto che togliere delirio e allucinazione hai tolto una quota parte minima e una quota parte che è Broiler, cioè il padre della schizofrenia, mentre fra i sintomi secondari, fra i sintomi primari della schizofrenia non c'è certo delirio. Credo che siamo tutti abbastanza d'accordo che il delirio è una dimensione trasversale, con un termine brutto, transnosografico, un termine non elegante ma rende l'idea. Delirano i depressi, delirano gli ossessivi gravissimi, no? Vengono definiti elegantemente pure inside, attaccati inside, ma sono veri deliri. Delirano le pazienti gravissime di disturbi alimentari, disturbi per azione dello schema corporeo, delirano alcuni pazienti con disturbi di personalità, sui quali poi parleremo. Il delirio è piuttosto trasversale, ma togliere il delirio non vuol dire certo curare la schizofrenia. Allora ci si è rese conto che esistevano dei farmaci, quelli di nuova generazione, sono farmaci che in qualche modo ci hanno aiutato, anche lì, usciti sul mercato con l'idea che avevano finalmente curato la schizofrenia. Togliamo con questi farmaci i sintomi primari, i sintomi secondari, primari. Ne inducono molto meno gli effetti collaterali, quindi danno meno sintomatologia secondaria, ma hanno un grande vantaggio che agendo, adesso questo è un tecnicismo che vi risparmio, ma giusto la curiosità, che agendo non solo sulla dopamina, ma agendo anche sulla serotonina, fanno sì che queste vie, che sono normalmente delle vie piuttosto atrofiche dal punto di vista della produzione di dopamina nelle vie mesocorticali, in qualche modo inizino a essere leggermente più attive. Quindi questi pazienti talvolta hanno dei miglioramenti piuttosto evidenti. Allora, e potremmo andare avanti. Allora, questa è una lettura, mi viene da dire, relativamente più moderna, è un approccio clinico che non ti permette di comunicare, perché è ovvio che se tu mandi un lavoro ad una rivista devi dirgli che quello è affetto da schizofrenia secondo certi criteri del DSM. Però, dal punto di vista dell'approccio clinico, avvicinarsi al paziente con una fenomenologia del genere ti permette di avere la sensazione che cosa hai davanti. Hai un paziente schizofrenico, non c'è dubbio, ma è un schizofrenico in questo momento, con una prevalente attività di questo e una prevalente attività dell'altro, tenendo presente che le dimensioni poi si incrociano tra di loro, veramente non sono delle cose che scorrono in maniera autonoma. Questo è quello che viene. Con un approccio del genere non c'è il sottocategoria, il sub-threshold, il sottosoglia, voi sapete che ne è. Dopo vedremo un po' di numeri, ma insomma oggi si calcola che il 90-95% della patologia psichiatrica è inserita nel DSM-5 attraverso categorie discrete reali e attraverso un fiorire di non altrimenti specificato, no? Ci sono queste categorie NOS, come andavate a specificare, NAS, non altrimenti specificato in italiano, che sono quelle dove sembra abbastanza ma non è proprio, lo mettiamo non altrimenti, il suo psicotico non altrimenti specificato.
specificati, discute testi con altri clienti specificati, cioè ha molte cose in comune, però non è proprio quello che lo mettiamo in questa categoria, che sono, come dire, tentativi un po' grossolani per alcuni aspetti di ficcare dentro, no? In un mare magnum. Questo non lascia nulla di non diagnosticare. Nel senso, un approccio del genere non fa sì che ci sia un intervento che è mirato non sulla malattia, ma sulla dimensione alterata. Vorrei che passasse questo messaggio, che non vuol dire che quel paziente non ha la sua bella diagnosi di tipo categoriale, noi siamo anche costretti. Ora sta per uscire l'ICD-11 e nei nostri ospedali abbiamo ancora dei cartelli con l'ICD-9, no? Quindi sono 20 anni fa che dobbiamo mettere lì i numeri, perché la statistica, l'Istat, l'ospedale, bisogna di sapere tutto quello degli IRG, no? I soldi che ci danno per tenere ricoverati i pazienti, statistica, quindi abbiamo bisogno di quelle cose, di quei numeretti. Però poi, come giustamente diceva anche lei, imparate, l'ho poi buttato, perché poi dovete fare i clinici, dovete occuparvi, che se quel paziente gli manca un sintomo, come dicevo prima, era un po' provocatorio, ma non lo ricordo bene, e non potevi metterlo nella categoria, ti preoccupavi di andare a trovare, ma siamo sicuri, ma pretende che ha detto che mangiasse un po' meno, ma non sembrava che ma forse vabbè, ma metti che mangia un po' meno, non falsificare, ma insomma tentando un po' di forzare le diagnosi. Questo tipo di approccio non ti crea problemi dal punto di vista diagnostico. E apro una piccola parentesi, ne avrò tanto da qui oggi pomeriggio, ma insomma. Voi non siete veramente legati a questo tipo di problematica, noi sì. L'uso di farmaci per l'indicazione in scheda tecnica, l'off-label fuori scheda tecnica è una cosa dalla quale partiamo quotidianamente. Cioè, se un farmaco ha un'indicazione, l'FDA, l'EMEA, l'Europea, l'AIFA, l'Agenzia del Farmaco Italiano, hanno bisogno di farmaci che escono per un'indicazione. Questo è un nuovo farmaco, si portano i faldoni all'FDA, alla Food and Drug Administration, e dice questo è un farmaco che l'abbiamo provato sulla depressione. E se l'FDA lo reputa un farmaco giusto, lo mette sul mercato con indicazioni di scheda tecnica di depressione. Siccome è successo con la maggior parte di insuffidanza, che si curano con i farmaci che venivano una volta dei figli antidepressivi, poi al panico gli diamo la paroxetina, al paziente fobico sociale, se decidiamo di dargli un farmaco, gli possiamo benissimo dare una paroxetina. Paziente ossessivo, gli diamo i farmaci serotoninergici, ad alti dosaggi, eccetera, eccetera. Quindi allora cominciamo a dire, ma scusa, quello è un farmaco che ha un'indicazione per la depressione, quindi io lo do a un paziente con panico, off-label, attento a te, se succede qualcosa l'hai dato fuori dalla scheda tecnica, no? Poi è chiaro che l'off-label si può fare, soprattutto se il tutto è supportato da dati di letteratura, se esistono lavori che hanno confermato questa tua realtà, però in teoria l'off-label è un qualcosa che mette il medico in una situazione di warning, perché allora è scritto sulla cartella depressione maggiore, oppure no, è scritto attacchi di panico, gli hai dato un antidepressivo, ora anche questi farmaci hanno un'indicazione per il panico, ma 10 anni fa non ce l'avevano, erano nati tutti per essere farmaci per la depressione, dal Prozac in poi, dalla Fluoxetina in poi. Tu dai, perché sapevi, perché studiavi, perché avevi esperienza, perché eri andato negli Stati Uniti, perché eri andato al Karolinska Institute, e certe cose già te l'avevano dette, gli dai una bella paroxetina a uno col panico, e ti dividi la realtà, non succedeva mai nulla, ma di essere un fuorilegge. Perché tu dai un farmaco che non ha quell'indicazione, quindi noi parliamo di quando vogliamo i farmaci ai ragazzini, agli adolescenti, con tutto un off-label con il quale devi proprio muovere, eccetera. Chiudiamo questa parentesi, se non ne abbiamo proprio. Con un approccio dimensionale il problema non si pone, non è che uno fa il furbo, ma è soltanto legato al fatto che se tu sai che un farmaco, che come vi ho spiegato prima, un farmaco che agisce sulla ricaptazione della serotonina è utile nel panico, tu non dai quel farmaco ad un paziente dicendogli guarda, niente la depressione, ma sei tranquillo che lo so perché me l'ha detto un amico americano che funziona bene quello del panico. No, glielo dai con cognizione di causa, sapendo che se la patofisiologia dell'attacco di panico è legata ad una disfunzione del sistema della serotonina e tu gli dai un farmaco che agisce sulla serotonina, è un'indicazione fitta. Il problema però è che nel caso di cicone fai un utilizzo dimensionale, cioè utilizzo quel farmaco non con indicazione in scheda tecnica, ma l'utilizzo sapendo, perché sono molto conto, perché ho studiato molto, perché ho letto molto, tanto per capirci quale può essere praticamente anche un po' provocatorio, e ti so dire che d'accordo la serotonina è chiamata in causa anche nella depressione, ma siccome è sicuramente chiamata in causa pure nel panico, glielo do in quanto un farmaco che va a modulare quella dimensione alterata.
se noi diamo un antipsicotico a un borderline, no? Magari in realtà a voi è un po' più vicina per mille motivi, perché sono le classiche patologie che chiaramente prevedono un approccio psicoterapeutico, in qualche modo, con grande sofferenza, perché sono pazienti gravissimi. Il paziente borderline a tutti i punti di vita pure, no? A tutti i momenti si fa aspetti di grandi. E se tu gli dai un antipsicotico a un borderline, lo dai a tuo rischio pericolo, poi vediamo tutti se credo se serve. Ma perché da nessuna parte c'è scritto che con indicazioni scheda tecnica c'è la terapia del suo borderline di personalità. C'è scritto la psicosi maggiore, c'è scritto la puzia, c'è scritto il mantenimento, poi le aziende tendono di allargare sempre di più. Però in realtà non parla mai di borderline. Se tu a borderline gli dai un antipsicotico, gli dai un stabilizzatore di umore, i Depakin che avete sentito nominare, i Tegretol, i Valproati, eccetera eccetera, assolutamente utili in tutta una componente di disforia, di scontrollo degli impulsi, tu glielo dai a tuo rischio e pericolo, tra virgolette, intendo dire. Perché? Perché se continuiamo a correre appresso al fatto che devi dare un fatto solo con indicazioni in scheda tecnica, in psichiatria saresti spessissimo paralizzato. Sapete quali sono le uniche due classi di farmaci che vengono immesse sul mercato non per malattia ma per sintomi? Sono gli antipiretici e gli antidolorifici. Cioè l'FDA, se tu gli porti un farmaco che dimostra che è più potente del torado, probabilmente sul mercato, a prescindere dal motivo per il quale tu abbia dolore, da un dolore da cancro a una erede del trigemine, eccetera eccetera. E lo stesso vale per i farmaci antipiretici, farmaci che abbassano la febbre, che sono sempre utili, se ne trovano uno meglio lo immettono con l'indicazione, basta. Quando noi vediamo i film in cui c'è un discontrollo grave, un paziente con una crisi di agitazione comportamentale, uno psicotico, quello che sia, vediamo nei film che arriva l'infermiere, fa una puntura su 14 e dopo 10 secondi questo paziente lo porta via. È un sogno che tutti noi non esistono in fanno, questo lo sogniamo prima, poi succederà. Un po' di anni fa, un'azienda che credo fosse la Rompulen, ma non sono sicurissimo, quindi sulla registrazione questa macchina non è quella la cancella di una scherza, credo fosse qui, l'aveva portato avanti un protocollo e una serie di file di registrazione per un farmaco anti-aggressività. Era un farmaco che per una serie di meccanismi sarebbe servito molto bene nell'aggressività. Credo che siamo tutti d'accordo che l'aggressività non è una malattia, è una dimensione trasversale che va da martedì sera, quando stavo allo stadio di Piede Roma Paia, per in qualche modo riguardare la medicina, e in maniera trasversale tutta la patologia psichiatrica. Ecco, allora, immaginarsi un farmaco che tu fai una puntura su un quadricipio e dopo 10 secondi il paziente si siede e lo gestisce un sogno. Non è andata avanti la registrazione perché l'FDA diceva non ci interessa un farmaco per una dimensione, ci interessa un farmaco per una malattia. E quindi avrebbero dovuto modificare tutti quelli che erano stati gli studi clinici per andare a tentare di dimostrare che magari funzionava nella schizofrenia, quindi avere l'autorizzazione e metterlo sul mercato e poi però dire ai medici, mi raccomando, l'indicazione è schizofrenia, però sappiate che è un potente sedativo, effetto 3 minuti, dopo 3 minuti che va in circolo, seda, estende anche dei verificanti omaccioni in preda a crisi di agitazione comportamentale, non l'hanno potuto registrare. Quindi questo è il problema di lavorare con le categorie o di lavorare sulle dimensioni. Se potessimo far passare il messaggio che il borderline in quel momento storico perde la madre, un avvenimento destabilizzante, la fidanzata lo lascia, perde il lavoro ammesso che ce l'avesse, e che si fa una fase interpretativa, e tu gli dai l'antipsicotico, che glielo devi dare, o meglio, sarebbe cosa buona dargli, sarebbe cosa buona che lui accettasse, se glielo dai, a parte avrete seguito la tragedia dei piani terapeutici, no? Sapete, mi vengono in mente tante, con cui piano piano terapeutico, questa cosa che noi ci abbiamo voluto fare per anni, per giustificare l'utilizzo degli antipsicotici di nuova generazione, ipercostosi rispetto a quelli vecchi. Oggi una botte di allopendolo costerebbe $2 forse, una confezione di antipsicotici di nuova generazione costa $150 al giorno, pardon, la confezione che può durare un certo periodo di tempo, no? Quindi è chiaro che ci sono date delle limitazioni e ci dicevano questi farmaci possono essere prescritti solo dallo psichiatra o dal neurologo e per una determinata categoria, e noi eravamo costretti, vuol dire qualche volta, a forzarla un po', là. Se prescrivevi un borderline un antipsicotico atipico, non c'era fra l'elenco delle diagnosi da crociare disturbo borderline di personalità. Allora magari viziavi un po' la cosa, disturbo bipolare, ci cioè, dire, ma forse ecco, eravamo costretti a fare queste cose da un certo punto di vista, no? Allora, questo perché? Perché si continua a correre appresso ad una modalità categoriale, un farmaco per una malattia. Se riuscissimo a far passare il messaggio di un farmaco, non per una malattia ma per una dimensione, finirebbero qua
Perché se uno dà un antipsicotico a un paziente depresso, ma perché in quel determinato momento storico il paziente depresso si sta facendo una fase psicotica e quindi è un paziente delirante, dare un antipsicotico a un depresso non è malpractice, non è off-label, perché in quel momento anche il depresso, ah, non c'è più, immaginiamo la famosa, vabbè, volevo farvi vedere le immagini, insomma. Questo l'avevo detto, era una cosa che avevamo visto prima. Infatti mi mancava questa, mentre parlavo di quanto l'avevo piazzata, era una cosa. Perché? Qui abbiamo Jasper, psicopatologia generale, ce l'avete a casa, l'avete letto, l'avete capito poco, come quasi tutti voi, nel senso è assolutamente una pagina che può portare via 10 giorni per tentare di capire la sua esistenza. Allora voi, chi non l'ha letto, chi non l'ha sfogliato, chi non ce l'ha, chi non prende, chi non è occupato, magari avete anche esami specifici dedicati a quello, quando parlava di delirio parlava di certezza, incorreggibilità, impossibilità, anche con altre definizioni che sono l'impermeabilità, no? I deliri sono per definizioni inderivabili e impermeabili alle critiche, certo, una gestione abbastanza classica della pena, al quale ti riferisce che gli hanno messo un microchip durante la notte nel cervello e quindi, ma dove sta la ferita? Lei non sa, esistono tecniche giapponesi nuovissime per cui uno viene nella notte, ti mettono un microchip, richiudono e non si vede più nulla, no? E l'aspetto dell'impermeabilità dei critici era quello. Se noi andiamo a vedere il DSM, questo fa riferimento a 4 IR e anche 5 rivalisce, gli aspetti deliranti corrono un continuum, non sono a tutto o niente. Il delirio, anche il delirio, è qualche cosa che scorre lungo un continuo, ma appunto tale che un sacco di DSM lo definisce ovviamente come un sintomo specifico, ma ci sono un sacco di lavori che confermano come la componente delirante è presente in tutta una tutta la patologia psichiatrica, con aspetti, come dire, che l'unità di misura non è la qualità ma la quantità, quanto è intrusivo e quanto è in qualche modo paralizzante. Non mi dite che non sia vero che se questa stanza fosse stata vuota e quando le due persone sono entrate, due persone stavano all'angolo a parlare e uno entra dentro, il terzo, e improvvisamente mentre uno entra smettono di parlare e si girano, quelle cosettine così, ma che stanno a parlare di me, ma come è che hanno sospeso subito appena sono entrato? No, credo di no, spero di no. Microdelirio, ci mancherebbe altro, perché dovrei trovare il microdelirio, francamente non può essere considerato una patologia, ma ce la facciamo. Ma chiamato, poi guarda caso ho chiamato lui, ho chiamato lei, il telefono era occupato, ma anche se secondo me stanno parlando in qualche modo, velocemente scema, velocemente diventa assolutamente, passa e non diventa intrusivo, sono micro deliri. Esistono dei lavori che vanno a misurare i deliri o comunque la distorsione della realtà, sono divertenti questi, nei pazienti che stanno, danno dei micro test, per compilare dei pazienti che stanno negli studi medici in attesa di farsi visitare per la policisti, il dottor sulla cervicale, per il dolore alla spalla, per la peritonite, stanno lì per altre cose. Hanno dato un sacco di questi questionari, che sono di minimi questionari da 30 domande, in cui si misura l'aspetto interpretativo nella popolazione in generale. Non ho portato la diapositiva, non manterrò pressione, ma vi posso assicurare che sono cose molto divertenti. Il 20% della popolazione mondiale, noi parliamo mondiale, della patologia ambulatoriale, cioè che vanno lì per altro, non vanno allo psichiatra, vanno da medico di famiglia per farsi prescrivere domande, poi ti chiedono queste cose. Veniva fuori un lavoro che il 20% di questa popolazione crede nel fatto che comunque ci possono essere delle forze soprannaturali che in qualche modo possano guidare la nostra vita. Una percentuale, se non ricordo il numero, ma faceva sorridere quello che veniva fuori, una percentuale piuttosto seria crede che comunque la possibilità di che la gente possa avercela con te, al di là di quello che ti dice, che dimostra gli aspetti paranormali estremamente sviluppati. Tutta gente che poi funziona, tutta gente che poi fa altro nella vita, non sanno nemmeno di essere entrati in queste percentuali, ma quelli erano quelli con assenza di disturbo, cioè non quelli che tu trovi al CIRM, al centro di igiene mentale, dove presupponi che sia quindi una realtà di un certo tipo più selezionata. Studi di ansia, adesso il DOC, lo vedremo, è stato
estrapolando degli studi d'ansia, però comunque aveva questa sua collocazione per tanti anni. Sono molti i DOC che hanno aspetti di grandi. Un 20% di DOC gravi, quelli proprio malini, lo dicono via il fondo, che se per anni erano convinti che se non facevano tre volte così prima di entrare in camera moriva il figlio, io lo so che non è vero, però come faccio? Non riesco a non farlo, è tranquillizzante per me. Nelle forme gravi dicono che se lo fanno il figlio muore per davvero. Io ho un paziente che anni fa era alla Bocconia, che si è fermato a 4-5 esami, un DOC gravissimo, si è fermato con l'ultimo esame quando di fronte al professore gli voleva dare 28, lui in ginocchio si riusciva a dare 24, perché sapeva che se avesse preso 28 moriva il padre, no? E questo lo guardate, ma come, in che senso? Allora c'è il professore di matematica, economista, eccetera, cioè, e poi dicono, sanno sto bene, devo far curare, questa è la frase di Nati, ma fate curare bene però, quindi gli eventi sono 24, nel senso che era assolutamente, non c'era, mi prendo 28 perché tanto so che non succederà, quindi in alcune situazioni i DOC sono veramente dei pazienti, quindi da lì ovvio che non è ovviamente alla luce di questa parte di chiacchierata che abbiamo fatto, credo che siamo abbastanza convinti che non è che perché il DOC è un DOC delirante che tutti i saluti diventano schizofrenici, sempre un DOC dove la dimensione delirante, che sarebbe poi, quando parliamo di delirio significa l'aderenza alla realtà, insight fondamentalmente, la capacità di prendere le distanze, no? Vabbè, il disturbo neurologico, il disturbo di umore, abbiamo detto prima di disturbi alimentari, no? Molti pazienti arresti, che sono pazienti che hanno aspetti economici della loro vita, aspetti deliranti, un'alterazione dello schema corporeo, tutta una serie di disturbi che dopo vedremo, che sono disturbi correlati al DOC, quindi che fanno parte del grande mondo che ruota intorno al DOC, come il dismorfismo corporeo, questo sono pazienti che finita, questa mura davanti allo specchio, a tentare di convincersi e convincere che gli sta vicino, che quell'occhio non è proprio simmetrico all'altro. Come fate a non vedere, come fate mamma, papà, come fate voi medici a non vedere che è talmente asimmetrico, sono quelli che finiscono nel terrificante giro dei chirurghi plastici che si fanno operare in continuazione, no? Che mettono in moto degli aspetti di traccia, ma insomma c'è di questo. Questa bella immaginetta super stilizzata, sempre opera di Lanchieri, mi porto appresso perché perfettamente rende l'idea, è un po' quello che stiamo dicendo da parecchio tempo, quando siamo passati a parlare di dimensioni e non di categorie. Questo è lo schizofrenico, vabbè, ad esempio è depresso, questo è depresso, questo è depresso, questo è depresso. Mettiamo tranquilli e mettiamo sulla nostra cartella che abbiamo visitato il paziente affetto da depressione e così tranquillizza. Il problema però è che questo è un depresso in cui è presente una grossa quota di ansia. Questo è un paziente in cui l'ansia non c'è per niente, qui c'è così così. Questo è un paziente in cui c'è, come dire, una componente di agitazione e disforia particolare che prevederà poi anche un certo tipo di intervento. Qui è quasi nulla, qui è un paziente aggressivissimo, un paziente che si può suicidare anche domani, un paziente che ti manda via i messaggi, di questo discontrollo degli impulsi. Sempre depresso è, ma il problema è che chiaramente sono queste dimensioni, allora la dimensione ansia, la dimensione aggressività, l'umore, i sintomi somatici, ho fatto tanto riferimento ai sintomi somatici della depressione, si calcola che il 50% delle depressioni si manifestino fondamentalmente con la sintomatologia somatica, cioè che poi popolano gli ambulatori, dei neurologi, dei gastroenterologi, dei medici in famiglia, la ricerca di quelli che si chiamano unexplained medical symptoms, sintomi medici non spiegati, non li spiega nessuno, perché tu c'è una bilancia ma non hai nulla. Non è nulla, ce l'ha qua, il problema c'è qua, però vuol dire e fai le gastroscopie, fai le colonoscopie, fai le risonanze magnetiche per questo e vieni oltretutto sistematicamente frustrato dal medico di turno che in maniera serena dice sia tranquilla, non ha niente, vada e si goda la vita, che cosa è tutta la finestra di una donna? Chiaramente se noi, se io, se ho un dolore alla gamba, vado al punto del corso e mi dice non è niente, detto meno male, è andata. Se questo sintomo viene inserito in un discorso depressivo non diagnosticato, sono problemi. Quindi, allora, andrò veloce su questo, ma proprio veloce, è una mini, unica citazione personale, questo non sono risparmiato per eleganza, ma un lavoro che facevo un po' d'anni fa, ma è velocissimo, è soltanto per farvi vedere, come dire, questo modello un po' interessante. Allora, voi sapete che la PANS è una scala che normalmente si adopera nella schizofrenia, sapete come è costruita 30 item, eccetera, eccetera, la psicologia generale, positiva e negativa, e la Hamilton, grande classico, no? Non fra le migliori, normalmente
ci crederemo altro, ma lei non è quella classicamente utilizzata in tutti i lavori, perché sono due golden standard dell'arte. E c'è sempre stato un atteggiamento che reifica un modello, perché se uno adopera in una determinata patologia sempre la stessa scala, una scala che normalmente è costruita sulla base di la PANS, sintomologia positiva, negativa e psicologia generale, quando uno fa le analisi statistiche, come vedete che venga fuori? Stessi dei sempre, in varie realtà, vario peso, ma sempre quello che succede. Se uno adopera la iBox, la Yard-Brown Obsessive Compulsive Scale, che è quella che normalmente si adopera nella sempre ossessiva, è una scala che si basa su quattro caratteristiche, l'ordine, l'accumulo, la pulizia, eccetera, che vengono fuori inoltre facciamo le analisi statistiche, perché poi gli stessi, no? Vuol dire, è una bella macchina, computer, ma è scema da un certo punto di vista, cioè fa quello che tu gli dici, lo fa molto veloce e ti rende la vita più facile, non è che può fare qualcosa di differente. Allora, a luce di ciò, provando a fare una cosa originale, devo dire, ne valso un premio scientifico, prende manco un premio per questi dati, perché fu la prima volta che ci avevamo inventato una cosa del genere, una decina d'anni fa, ribadisco, l'acume di Banchieri ci propose questo. Allora, noi prendiamo, come vedete, 300, cioè quant'è? 254 pazienti, circa metà depressi e circa metà stati, plottati insieme, e a tutte e due noi facevamo la PANS e la EMI. Sarebbe stato banale fare ai pazienti schizofrenici la PANS e ai pazienti depressi la EMI, ma non avremmo nient'altro che costantemente fatto, nessuno avrebbe preso in considerazione uno studio del genere, perché era banale. Vabbè, qua i pazienti schizofrenici hanno una sintomatologia così e ce l'ha piacere, che schizofrenici sarebbero, i pazienti depressi una po'. Ecco, allora, alla luce di ciò, plottare insieme questi dati, vi salto una serie di cose, cioè vi salto nel senso, no, non vi salto una, ve la faccio vedere e poi le altre le diamo per scontate. Voi avete idea di come possa funzionare queste analisi multivariate, le analisi fattoriali, magari qualcuno è più esperto, qualcuno meno esperto. Comunque, fondamentalmente queste analisi multivariate servono a mettere un po' di ordine nel caos, in che senso? Una ha una scala a 30 item come la Hamilton. Con questa velocità con la quale plottano i dati, vengono fuori, non sintomo per sintomo, ma vengono fuori 3, 4, 5, 2, 20 dimensioni intorno alle quali questi sintomi si vanno a coagulare. Allora tu scopri che la dimensione positiva è caratterizzata dagli item della Hamilton, in cui c'è sempre le voci, le percezioni, aspetti interpretativi. Allora si creano delle dimensioni. Che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che quando noi avevamo fatto la PANS ai nostri pazienti schizofrenici sono venute fuori quattro dimensioni, cioè l'aspetto dimensionale di quel paziente schizofrenico era rappresentato per il 23% dall'impoverimento, quindi la dimensione che più pesava su quel tipo di pazienti era l'impoverimento, e in effetti erano tutti pazienti piuttosto cronici stabilizzati, quindi la componente impoverimento. Per un 12% c'era una distorsione della realtà, essendo pazienti un po' istituzionalizzati, guardati, deriravano poco, quindi vedete, pesa poco. Poi però guardate, c'è un 11% che era la depressione, e significa che in quel paziente la componente depressiva veniva fuori dalla scala, e lo stesso per quanto riguarda. La cosa divertente è che chiaramente fatta l'Hamilton al paziente schizofrenico, venivano fuori l'ansia, l'insonnia, la depressione, la distorsione della realtà, cioè significava che praticamente dimensioni che non sarebbero mai state indagate, perché se uno fa una PANS e la pensa per lo schizofrenico, chi realizza questa scala immagina di dover andare a cercare soltanto sintomi che sono congrui con la schizofrenia e gli altri non li prende in considerazione. Faccio sempre un esempio, adesso stiamo per pubblicare un lavoro dove finalmente siamo riusciti a fare una cosa del genere. Se i pazienti ossessivi, noi diamo soltanto la inbox, viene fuori sistematicamente. A questo gruppo di pazienti ossessivi molto gravi abbiamo dato, parlavo delle scale che misuravano la depressione, le scale che misuravano la sintomatologia psicotica, e vi posso dire che sono molti buoni dati interessanti. Cioè, pazienti schizofrenici, nel campione il 15% della patologia schizofrenica era rappresentata da un aspetto di danno. Quindi voglio dire, cose che non vedi se non le vai a cercare. Allora, qui ce ne sono una serie di immagini, ma l'immaginetta finale è quella che rende più l'idea. Ecco qua. Questi sono la PANS fatta agli schizofrenici e viene fuori questa fotografia. Questo campione di pazienti schizofrenici, 125 su 250, avevano una serie di fattori
quello che pesava di più era l'impoverimento, i pazienti con schizofrenici con una tipologia quartata, chiusa, eccetera. Poi c'era aspetti di distorsione della realtà, depressione e altro. L'avance fatta ai depressi, veniva fuori che la grande totalità, il 38%, andava a individuare la componente impoverimento, ma c'è quasi un 20% di distorsione della realtà che non sarebbe mai stato indagato se qualcuno gli avesse chiesto. Che può sembrare banale, però cioè, questi sono pazienti che inglobati in una diagnosi tranquillizzante di depressione, va bene, depresso. Abbiamo detto la possibilità di una gestione veramente un po' dell'ultimario minor Chester. Un 20% di aspetto distorsione della realtà è un qualche cosa di importante. Io ho sempre pensato, ne abbiamo sempre parlato, che la distorsione della realtà di un paziente depresso non è obbligatoriamente soltanto il paziente che ha i deliri, comodi, con rumore e che ti dice sono l'uomo peggiore del mondo, ho mandato eroina alla mia azienda e quindi prima o poi lo scopriranno, la mia famiglia non è degna di me e quindi mi ammazzo. Ci mancherebbe altro, un grande classico, depressione maggiore con sintomi psicotici, comodi al rumore. Ma ad esempio, se immaginiamo che lo psicoticismo possa essere misurato con il livello di insight, no? Con la consapevolezza, un paziente che ti dice che sono depressissimo, sto male, ma tanto non credo che guarirò, il famoso hopelessness e la helplessness, no? Queste tematiche, quello è un delirio, ma perché non si guarirà? No? Nel senso, adesso uno non lo dice in questo modo, ma è chiaro che la componente, l'insight in quel momento il tuo paziente esiste poco, è delirante se vogliamo anche in quello, nell'idea di dire tanto che è bravo, si impara tutto quello che fa, ma tanto nessuno mi può aiutare, non guarirò, non c'è niente da fare, è tutto finito. Non è obbligatoriamente un delirio, ma è una componente di estrema mancanza di insight, quindi una componente distorsione della realtà, che vedete, queste scale servono a cercare l'individuo. Il problema è che le scale vengono normalmente fatte, anche le più suggestive, se uno fa una scala per l'impulsività, no? Che va a cercare? Va a cercare una serie di item che possano connotare, che possano declinare i comportamenti compulsivi o i comportamenti impulsivi di un paziente. Inventi una scala per la depressione, nel tuo immaginario di clinico molto preparato, nei 2 milioni di pazienti che hai visto, ci metti l'umore, la visione del futuro, il sonno, la sessualità, l'appetito, i ritmi circadiani, la fatica, la stanchezza, immagini così e lo costruisci, più o meno elegante. E quindi non ti viene in mente di pensare, ma mettiamoci pure se sente le voci. Visto che abbiamo detto che le voci le sentono anche i signori che vanno a farsi prescrivere la pasticca per la pressione da medico di famiglia, con tutto ovviamente, ma ci può stare. Quindi se lo possono sentire loro, ma perché non dovete sentire un depresso? È il problema annoso delle scale di valutazione, utilissime, ma che chiaramente rischiano di essere in qualche modo. E questa è l'altra, cioè prima era la PANS fatta a tutte e due, ora la Eddington fatta a tutte e due. Allora vedete che il paziente schizofrenico con la Eddington vengono ad essere in qualche modo intercettati una serie di sintomi, di dimensioni, se è corretto, di fattori che pesano sulla patologia e che non sarebbero venuti fuori se uno fosse stato esaminato solo con una scala che si preoccupava di capire se senti le voci, se pensi che ce l'abbiano con te, se pensi che abbia un'inserzione del pensiero. Questo lavoretto, che detto così può sembrare, in realtà 250 pazienti seguiti, loro investigati, trattati, rivisati, è stato piuttosto apprezzato, un lavoretto carino, perché fu un po' la prima volta veramente che venne in mente di fare una cosa di oggi, si fa con una certa frequenza. Poi abbiamo questo per testimoniare del fatto che questo è un approccio dimensionale. L'approccio categoriale ci era servito per stabilire quali fossero i pazienti da inserire. Abbiamo messo insieme un sacco di pazienti di varie tipologie, questi schizofrenici, questi depressi. Messi insieme è diventato un magma indistinto di 254 pazienti che alla fine hanno partorito questa realtà, cioè hanno partorito l'idea che, ovvio, abbiamo visto prima che quando la PANS veniva operata negli schizofrenici era comunque con la malattia, e quando la EMI era operata con i depressi, che cosa viene fuori? Il fattore più importante è la depressione, il fattore stupido del sonno che la Hamilton individua molto spesso, e la distorsione della realtà. Un 10% del peso di tutta la dimensione era costituita dall'alterazione della realtà, che ripeto, non deve essere immaginata e accettata solo come delirio, finito tutto,
non aprite la porta perché stanno venendo i carabinieri e ci portano via tutto, non fate venire il medico perché non ho soldi per pagare la visita e magari non sono ricchissimi miliardari, eccetera, eccetera. Non è solo quello, però è un po' banalotto, è l'aspetto di cliente, l'aspetto di mancanza di insight che molto spesso può essere in qualche modo anche legato a questa incapacità di accettare la possibilità delle cure, la progettualità, no? Che un paziente non è andato d'accordo, proviamo, vediamo, quando c'è questi concetti di health medicine, health medicine. Però, cioè, però io sono affascinato da questo modello che diciamo che quotidianamente intercetto i miei pazienti nel limite del possibile tentando di vedere queste cose, però è certo che è meno consono al linguaggio classificatorio. Dove li piazzi questi? Se devi, ma una tua testa ce l'hai chiaro, quando vedi il paziente sai bene quello che stai indicando a quell'aspetto, a quella dimensione alterata, però quando devi classificare è un problema, è meno adatta al modello medico, il modello medico abbiamo detto è quell'altro. Micobatterio, caverna di utepolari, tubercolosi. Siamo tranquilli, è quello, non si scappa, quindi anche una terapia è più o meno congrua a questo tipo di malattie. Questo è meno congruo, sicuramente, è più agile, più consono al trattamento dei pazienti, a gestire i pazienti e a occuparsi. Io seguo un paziente di psicoterapia che è un doc, ok, doc grave, tutte le sue cose, eccetera, eccetera, ma se in un momento storico della sua, anche perché la terapia non va bene, perché la psicoterapia non procede e perché i farmaci non stanno funzionando, se quel paziente si fa una fase depressiva non è un'altra malattia doc in comorbidità con la depressione, ma è la dimensione depressiva che in quel momento diventa evidente e magari va anche a soffocare, voi sapete il rapporto che c'è, per esempio, nei pazienti che subiscono il rumore, quando il rumore sale, per esempio, le ossessioni si placano. Pazienti ossessivi che hanno una presenza con un disturbo bipolare, un paziente bipolare che si fa anche quasi ossessivo, quando è eccitato le ossessioni non ci sono. Ma non è che smette di essere ossessivo, diventa bipolare, ora che è un po' bipolare, non è più ossessivo, vi rendete conto che è un approccio che dal punto di vista clinico ci sfugge da tutte le parti, però è comodo, sicuramente è comodo per categorizzare. Rende più problematica la comunicazione tra operatori, evidente, l'abbiamo detto mille volte. Se devo mandare a qualcuno un lavoro per una rivista o per parlare, un conto è dire guarda, abbiamo fatto la risonanza magnetica a 3 Tesla, eccetera, eccetera, a 24 pazienti DOC, secondo me vedete il GSM. Ok, vediamo se è un lavoro che merita, eccetera, eccetera. Se gli vai a dire paziente DOC con prevalente sintomatologia, con una dimensione ossessiva alterata, ma caratterizzata anche da aspetti di cui sono aspetta, ma che paziente è? Per capirci, nel senso che sono pazienti veri. Pazienti reali che vediamo tutti i giorni nel famoso real world sono quelli che dico io, che stiamo dicendo noi, però è chiaro che per comunicare ci vuole qualche cosa di un po' più preciso. Il fatto di riconoscere la continuità tra norma e patologia, no? Questo approccio, abbiamo detto prima che il micro delirio quotidiano che chiami a casa la moglie non ti risponde, non ti risponde, ma adesso tutti sta al telefono, no? Adesso per dire è il banalizzo sul micro delirio quotidiano in questo senso, non è una malattia, ma quindi, però in un attimo ti centri, in un secondo ti fai un attimo impelagare su tua moglie, ma può essere i figli, ma non risponde, ma questa non risponde perché vede il numero mio, non fa cosa, poi dopo 2 secondi dice roba, non prendeva, ma che posso farci? Stavo in medico, stavo all'università, però in un attimo, guarda se questa, no? Allora, ti viene da dire questa, che in un attimo lo vediamo sì. Esaspero, ma che capisci, ma che non sono malattie e non darei mai come dire un farmaco a chi ti dice quello, però poi il continuo c'è, i famosi aspetti che vedete parlando del continuo delirante, e poi sale e poi diventa un po' più intrusivo e poi si colloca in determinate aree della vita, pensate ai paraplegici, pensate alle cliente che si fanno 20 anni di deliri relativi alla signora del piano di sole che gli ruba la tosta della cassetta, che non è vero, solo quello, si incastra in un delirio monotematico, oppure che non risponde al citofono perché quella di sopra ti manda il gas attraverso il citofono, insomma. Poi è una vecchietta carinissima, però in modi altrimenti prepara la pasta fatta in casa, però non la si muove. Questa storia che è iniziata 20 anni, 30 anni prima, e ti dice, ma guarda, tu è quella, è lei, io non rispondo al citofono perché manda il gas. Se io non rispondo, il gas è dentro casa, ma non è una delirante, non trascima, non diventa, è dilagante nella sua vita, funziona come nonna, funziona come mamma, funziona come signora, ma se ci vale dice questo. Allora era partito magari con piccoli spunti interpretativi e diventa un delirio sistematizzato, organizzato, ma incistato nell'ambito di un funzionamento discreto, quelli che hanno questi deliri religiosi,
sette rosari per sera perché parlano con l'aldilà, parlano col padre eterno, gli dà indicazioni, però poi finito il rosario finale gli dice che domani si cominciano a dormire. Una sorta di continuo partito con la preoccupazione che la figlia non ti rispondesse. Invece in questo momento non sta andando benissimo la Bibbia di questi 75, quello dopo vedremo, è stato preparato da una lunga serie di critiche, quindi praticamente è stato un atteggiamento un po' non particolarmente aperto. E allora come si fa nelle situazioni dove uno ha bisogno di vendere qualche cosa? O si fanno i 3 più 2, paghi 3 copie, le 2, eccetera, eccetera, oppure si fa un po' di pubblicità. Questo è un video che ormai è diventato virale, come si dice, no? Nella rete, perché oltretutto è stato fatto, non so se voi conoscete di nome Spalla, no? Un medico, soprattutto, perché questo stato è un farmacologo, un psichiatra di San Diego, un simpatico, un mestrione, che ha il grande pregio, merito, l'abilità, che si disegna tutti i suoi libri di farmacologia da solo, un amante, e quindi ci sono centinaia, migliaia di diapositive nel mondo che vanno perché lui in maniera molto sintetica, molto bene, disegna i recettori, i trasmettitori, e sono immagini molto ambite, perché se ce l'hai quando fai le lezioni sono molto self-explain, no? Cioè, esplicative, eccetera. Quindi lui è veramente un mestrione. È una persona molto colta, molto preparata, gira al mondo, insomma. Però il suo aspetto istrionico. Guardate che cosa ha fatto per la mondiale di SN5, ho sentito che le casse vanno alla grande, non creiamo problemi a nessuno, sono 2 minuti di musica, allora guardate l'istallo. OCD, not anxiety, not anymore, that's for sure. And now it's alright, it's okay, bereavement is here to stay. You will need to understand, autism is a spectrum, man. When you have a patient with symptoms, you're assessing, use the DSM-5, DSM-5. Diagnose your change in insurance, not be paying in the DSM-5, DSM-5. Autism is a spectrum, man. When you have a patient with symptoms, you're assessing the DSM-5, DSM-5. Diagnose your change in insurance, stop your paying in the DSM-5, DSM-5. Il bipolare dell'infanzia, quindi l'OCD, no? Dice che non è più un disturbo, non anxiety, che non fa più parte, cioè ha una serie di spot relativi ai cambiamenti, gli avvisi, questa cosa secondo me è molto bello, questo è stato un po' criticato, ma mi sembra veramente originale per parlare di questo argomento. Vabbè, allora questo era per entrare nella seconda parte della nostra chiacchierata. Allora, una cosa
che intanto si può notare, adesso direi un sacco di cose sugli esseri, però quello che si può notare è che vedete la distanza tra una produzione e l'altra è andata paradossalmente aumentando. Qui è abbastanza breve, qui tutto sommato in un attimo 5-4, 10 anni per il 5, 13 anni per il 4 P e per il 5. Il cambiamento che può sembrare banale, ma non è più il DSM quinto, ma il DSM, cioè non è più il quinto, ma il DSM 5. Dice che cambia, ovviamente non cambia nulla. Gli estensori hanno detto che per rendere più facile la produzione di veloci sinossi alternative, quindi ci sarà un 5A, 5B, 5C. Diventava complicato fare il 4A, 4B, perché chiaramente sono stati criticati per i 13 anni di gestazione. Si può subito dire una cosa, è la montagna che per alcuni aspetti ha partorito il topolino. 13 anni di attesa, c'è stato una lunga fase in cui si sperava in cambiamenti epocali per quanto riguarda questo DSM 5, che non sono stati dati. Adesso io vi ho mandato, se avete avuto il consiglio, ho mandato questo editoriale, che credo che sia stato inviato. Allora, questo editoriale l'ha fatto Massimo Bionico, l'ordinario di Roma, amico, e ha fatto sulla rivista di psichiatria qualche mese fa questo editoriale, che secondo me non so per il fatto neanche ha mandato un complimento. Su DSM, su questa novità, quindi ho fatto questo PDF, ho messo in esame e in evidenza quello che reputo importante, poi ripeto, se lo volete leggere, credo che ce l'abbiate anche io, inviato, se no comunque lo vedo. Allora, l'impalcatura del DSM 5 è rimasta tutto sommato abbastanza simile a quella del 4PR, salvo la multiassialità con la quale siamo cresciuti. Siamo cresciuti con i criteri multiassiali, siamo cresciuti con la categoria, prima giustamente la vostra diceva i disturbi in asse 1, dove si collocavano le patologie psichiatriche, diciamo, di primo rango, i disturbi in asse 2 dove andavano i disturbi di personalità, i disturbi di asse 3, dove andavano l'asse terzo, dove andavano i medici, i fisici, il funzionamento sociale, eccetera. Oggi è stato abolito nel senso che è inserito nell'ambito del disturbo, per ogni disturbo ha una sua possibilità di fare una valutazione multiassiale interna, ok? Ma non è separato, non c'è più, non troveremo mai più le cartelle, quelle che venivano fatte in maniera elegante, sul frontespizio i 5 assi per poterci inserire eventualmente, ok? È inserito nell'ambito del disturbo stesso. Buon parlare. E questo è uno degli aspetti importanti. Altro aspetto, diciamo che deve essere critica, è chiaro che questo è un prodotto di una cultura americana, è la risposta alla DCT 9, 10 e 11 che uscirà fra un po', che è invece una cultura europea. DCT è fatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, questo è fatto dall'Associazione di Psichiatri Americani. Prendere o lasciare, nel senso, trattasi di una cultura di un certo genere, trattasi di una cultura pragmatica, talvolta si sposa poco con un approccio culturale un po' più aperto, più intereuropeo per alcuni aspetti, però è così, essendo nato all'interno della cultura psichiatrica, tra gli esami 5 può presentare alcuni problemi di inserimento, accettazioni, contesti culturali differenti, sebbene esistano traduzioni principali del mondo. Vuol dire, faccio un esempio banale, dopo lo vedremo, il DSM-3 sancì la fine dell'omosessualità come malattia psichiatrica nel 1980, una mutazione presso il plebiscito che ha chiesto, siete d'accordo ad abolire che fu un plebiscito e di latino. E poi ci sono alcuni paesi del mondo in cui l'omosessualità ancora non vive la realtà che vive ovviamente negli Stati Uniti, in altre parte, in Europa, in tanti paesi d'Europa, eccetera. E questo è un esempio banale, i problemi di accettazione possono essere anche questi, ripeto, può sembrare veramente una banalità, ma non è per niente. Quindi allora il discorso è che alcune forzature ci sono state, soprattutto poi nel tempo delle traduzioni che riguardano altri paesi. Fa riferimento ovviamente a quello che dicevamo precedentemente, cioè è un tipo di cultura, è un tipo di
mondo che c'è alle spalle del DSM finalizzato fondamentalmente alla ricerca. Questo è un criterio. Noi dobbiamo sempre ricordare che la sigla DSM sta per manuale diagnostico e statistico delle malattie mentali. Ribadisco, non ci sogniamo di dire che uno ha un trattato, non ci sogniamo di dire mi preparo sul DSM e faccio il clinico, non ribadisco alla sua idea, vorrei che fosse chiaro questo qui, che non è una cosa che vorrei mai fare. Però è utile, e dicendo una cosa, che poi sta alla fine, un momento di massimo, giustamente molto corretto, e poi nessuno lo obbliga a liberare su di sé, l'estensione di non farli liberare, poi è così, se lo volete adoperare, se non adoperare, credo che esista anche gente che si chiama adopera, no? Anche per la questione della volta degli anticorpi che si creano. E, una cosa importante è che noi siamo cresciuti con la VGF, con questa scala che misurava la valutazione del funzionamento globale del paziente. Siccome l'ICD ne adopera un'altra, che è questa qui, la WHO Disability Assessment Scale, siglata WHOIS, il DSM ha preso quella ora a testimonianza di un link, di un merger sempre più evidente fra il tentativo di avere nella classificazione del DSM e quella dell'ICD sempre più aspetti comuni. E questa è un'altra, come dire, una tappa di avvicinamento, una sorta di un ramoscello d'olivo che è stato portato per dire ok, iniziamo ad avvicinarci il più possibile per quanto riguarda che si aspetta. Anche l'aspetto proprio dell'ICD-11 sta per uscire, probabilmente uscirà nel 2016, e dalle voci sembra che abbia veramente una grande comunanza dei nostri del DSM, no? Ma questo poi andiamo avanti. Allora, ci sono state una serie di cambiamenti che poi dopo li passeremo in rassegna. È difficile, certamente riduttivo, sintetizzare pochi di tutti i cambiamenti. Quello che è necessario ribadire è che il DSM 5, film 4 è frutto di una convenzione finalizzata a creare un linguaggio comune all'interno della comunità medico-sociale di questo mondo. L'abbiamo già detto, però è bene ricordarselo. Il fine è questo, il fine è poter parlare, poter adoperare una lingua comune, soprattutto in termini di ricerca e in termini poi di comunicazione dal punto di vista. Un po' meno la finalità è di tipo clinico, o meglio, non si può fare a meno di avere una formazione personale rigorosa il più possibile e poi poter adoperare in maniera caratterizzata di essere, non si possono assolutamente invertire le cose. Una serie di critiche che sono state fatte. Il DSM-5 tende alla medicalizzazione, cioè a etichettare con malattie anche condizioni che fanno parte delle normali esperienze psichiche di ognuno di noi. Possiamo essere d'accordo? Sì, no. Il fatto che siano aumentati i disturbi, dopo vedremo i numeri, passiamo da un tot numero, credo di ricordare in modo che nel DSM-5 ci sono 312 disturbi psichiatrici, è possibile, dopo comunque ci sono i dati precisi, è possibile immaginare, è possibile dire che effettivamente, ma che aumentano i disturbi, come mai? In fondo una patologia psichiatrica sembrerebbe una patologia stabile nel tempo, no? Può aumentare con l'incidenza di uno, dell'altro, ma i disturbi sono quelli di tutto, come li prendono? È chiaro che la critica che viene fatta al DSM è quello di essere stato fatto in qualche occasione andando a creare dei disturbi, abbassando un po' l'asticella del disturbo. In stretta relazione con la produzione dei farmaci di tipo serotoninergico, i farmaci serotoninergici funzionavano un po' meno bene dei farmaci triciclici di vecchia generazione, i triciclici erano più forti, ma siccome i farmaci serotoninergici erano farmaci più fruibili, con minori effetti collaterali, con la possibilità di prescrivere a larga quota della popolazione, si sono un po' passati i criteri per cui quello che una volta era una depressione maggiore, grave, che era perfettamente differente dal normale, si è abbassata l'asticella e la depressione è diventata un qualche cosa che tutto sommato raggruppa molto più gente. È molto più gente depressa, non perché è diventata più depressa, ma se i criteri si abbassano, molta più gente rientra in quei criteri. Gli americani hanno viaggiato per fino a 20 anni fa con 230 di colesterolo. E non è che improvvisamente aver portato a 200 di colesterolo e che gli americani hanno cambiato, sì, l'alimentare, hanno cambiato tutto. No, sono venute più statine. E questo è il discorso, ci mancherebbe altro. Oggi tu vai negli Stati Uniti e chi ci va vede che nei menù, oltre al prezzo, c'è scritto le calorie. Prendi un hamburger, $8, 400 calorie, un'insalata così, $3 o $6, 40 calorie, allora devi decidere. C'è addirittura questo livello. Ma improvvisamente hanno detto, senti un po', le statine possono rivoluzionare il mondo.
perché sono dei farmaci salvavita, diciamo che già abbassare il colesterolo significa diminuire i rischi delle morti, delle sindrome metaboliche. Ma com'è possibile che un popolo per 100 milioni di abitanti, dove i livelli degli ambulatori e dei laboratori danno 220 colesterolo normale, improvvisamente in poco tempo diventa 100? Tutta quella fascia che aveva 219, 221, diciamo perché gli affaroliti, gli alzamenti, improvvisamente si sono trovati clamorosamente fuori legge e via tutti accurati. Il che ci mancherebbe? Nessuno sa di preciso quanto il colesterolo debba essere, o meglio, c'è un range ovviamente, nessuno dirà 500 e nessuno dirà 40. Però chiaramente quella cosa ha fatto abbassare l'asticella e una fetta importante della popolazione si è trovata malata, un momento all'altro. Se avere un Burgman 400, che è quello che io ho qui sotto parcheggiato, improvvisamente diventasse sinonimo fra i sintomi di diventare un borderline di personalità, e tutti quelli col Burgman improvvisamente diventerebbero dei borderline. Dal giorno all'altro, prima non lo ero, non lo sono, perché guarda che fra i criteri diagnostici ci sta scritto che se c'è quella moto, lei è esaspero, ma per capirci. Abbassando l'asticella un po', e quindi facendo sì che le famose depressioni maggiori, coniche, gravi, quelle per i quali davamo i ciclici, davamo le terapie endovenose, facevamo gli elettroshock, malattie gravi, aggravi a rischio suicidario, se si è abbassato un po', un sacco di gente che era un po' triste, che dormiva poco, sessualità ridotta, appetito magari aumentato, diminuito a seconda della tipologia, improvvisamente si è trovata malata. E siccome questi farmaci funzionano, perché è innegabile che i farmaci di nuova generazione, che se diciamo di serotonina, funzionano, un sacco di gente ha cominciato a prendere, creando un business enorme. Quindi la critica è: ma se voi fate delle malattie nuove, è chiaro che un sacco di gente che fino a DSM-4 o PR non c'aveva una malattia, dal 5 c'è una malattia. E siccome le malattie, la nostra formazione medica, che siccome è malato si deve curare, diciamo che si deve avere un po' meno, perché ci sono un sacco di resistenze, ma fondamentalmente curati, alzi la mano chi negli ultimi 3 o 4 anni non ha avuto il medico, se uno fa i controlli, che improvvisamente gli ha detto che controllare l'omocisteina. Alla tua età, alla mia età, qualcuno ci ha mai detto dell'omocisteina. Oggi ci dicono che l'omocisteina è un marker ancora più importante del colesterolo, come forecast, come previsione per il rischio metabolico, quindi infarti, eccetera, eccetera. Improvvisamente oggi si fa le analisi, sono 6 giorni, ogni altro parere, ma non altro, anzi, era bene farlo di tanto, troverete che il medico, se è un medico un po' carino, moderno e un po' puntuale, vi dirà: se si faccia il colesterolo glicemico, mi porti anche l'omocisteina. Improvvisamente questa omocisteina, che si rimodifica in poco tempo prendendo l'acido folico, diciamo che avere una omocisteina sballata non è nulla di grave, però prendi l'acido folico e così. Oh, io non c'è paziente, ma vi dico, perché poi sarà anche il nomino sempre per 25 anni, diceva sempre: chi ha in mano un martello vede che odia tutto, insomma, no? Cioè se ti incuriosisci su una cosa, comincia a dire: ha fatto delle analisi, sì, guarda, c'è un'omocisteina e non c'è, ma prendo l'acido folico, poca roba. Ha messo un acido folico, che già 30 anni non ha grandi costi, non credo che ci sia un grande business intorno all'acido folico, ma c'è un consumo d'acido folico in questo momento, bravo. Non c'è donna in gravidanza che non prenda l'acido folico, perché io prendo, ha detto di prendere, perché ci mancherebbe altro. L'acido folico può ridurre la pluriabortività, ma nelle donne che hanno un rischio di pluriabortività, donne sane, senza problemi, con una grande compatibilità col padre, e che si fanno delle gravidanze e al secondo mese finiscono. Allora, lui ha pluriabortività, che fa 2-3 interruzioni naturali di gravidanza, con età giovane, sei sana, forte, te, marito, eccetera, eccetera. Ok, oggi non c'è donna che gli parte la gravidanza e non gli danno l'acido folico, non fa malissimo, non fa male, fa benissimo. Però, perché improvvisamente è partito il modello che l'acido folico è una prevenzione vera, ok? Questo vale per l'omocisteina. E la critica, non dico che è giusto, ma la critica, una delle critiche fatte è: se reificate i disturbi, se ne fate tanti dei disturbi, molta più gente è malata. Prima c'erano dei cut-off netti, l'ho depresso, e io non sono depresso, sono triste, sono melancolico, fatico un po' l'ora di mattina, mi affatico un po', i figli mi danno un po' di nervosismo, ma chi vuole che non lo sia, sono problemi, la vita, spendere più, i soldi che mancano, eccetera, eccetera. E c'era un cut-off netto fra la depressione, ripeto, quella melanconica, quella grave, quella che andava curata in maniera favolosa e si curava con farmaci pesanti, importanti, aggressivi, ma efficacissimi. Abbassandosi, dipende da dove vieni, alzandosi l'asticella, quella sorta di vuoto pneumatico fra la malattia grave e, tutto sommato, in alcuni casi
non però la malattia si è accorciata, quindi c'è questa sorta di qui è una griglia che viene fatta. Qui leggo poco meglio, da buono sestivo, insomma, la lezione che piace. Allora, altro aspetto era quello che stavo dicendo a questo proposito, la risposta alla critica è non sono gli psichiatri o gli psicologi che vogliono classificare le persone dando loro etichette mediche, sono al contrario le persone che stanno male che richiedono di vedere conosciuta la propria sofferenza, di vedere assegnato un nome al proprio disagio e avere quindi accesso alle cure. Se una persona soffre, ma questo suo soffrire non ha nome e non è codificato in un manuale probabilmente conosciuto, come potrà vedere riconosciuta la propria sofferenza, ricevere assistenza, accedere a prestazioni sanitarie pubbliche e private, accedere ai corsi di farmaci, psicoterapie o riabilitative tramite i sistemi sanitari e assicurativi? Questa è la risposta. Dice, qui non siamo noi che aumentiamo le malattie, ma è la gente che flotta in questo limbo rappresentato da quel continuo che vada a stare bene o a stare malissimo, che ha dei disagi. Immaginate in tempo di guerra, per dire, momenti importanti, se ci saremmo preoccupati della fobia sociale, della social anxiety, ci accreditate, questo è importante, che curiamo, ma vi immaginate se uno dei passaggi mi alzo e devo fare una cosa, un roundtable, arrossisco, mi si crea la voce, ecco, per capirsi, no? E ci saremmo preoccupati del disturbo disforico premestruale, oggi codificato come malattia, una sindrome premestruale marcata, e nemmeno in famiglia prescrive due giorni di riposo per sindrome premestruale, non deve dire lombosciatalgia, gastralgia o sindrome iperpiretica, deve dire sindrome premestruale perché è stata riconosciuta, perché c'è anche il reato, visto che le quote rosa sono assolutamente libere rappresentate, non ci sono per lei, anche noi maschietti viviamo la tragedia dei sindrome premestruali, posso assicurare visto da altri aspetti della realtà, però per dire, lo immaginate in altri momenti, però è chiaro che il senso del discorso è questo, la risposta assolutamente corretta, noi non siamo noi che ci inventiamo le malattie, c'è un sacco di gente che sta male e che ha il diritto a riconoscerlo, che come lettura dall'altra parte può essere pesante da un certo punto di vista. Noi siamo pieni di persone che non hanno mai preso un aereo, non si sono mai spostati dal paesello, che non si sono mai staccati, sono tutte persone che non lo potevano fare, o magari sono, non so, pazienti che 40 anni fa hanno fatto un attacco di panico, nessuno li ha mai riconosciuto, hanno sviluppato una grave agorafobia e vivono praticamente soltanto in un ambiente circoscritto, fanno la spesa con i cestini, nel paese vedete, con le mani di cestini, c'è il fornaio che mette dentro la spesa e arrivando su, qualche volta senza uscire nemmeno di casa, insomma, no? Allora, sono pazienti con una agorafobia gravissima che se curati, aiutati, seguiti 20 anni fa avrebbero potuto avere un'altra cosa. Ecco, allora il discorso è questo. Quindi, critica da una parte, cioè la prima critica, più disturbi fate, più la gente è malata, virgolette, più c'è bisogno di farmaci, più le aziende farmaceutiche, le Big Five, le grandi importanti, più tutte le altre sono contente, e questa può essere più utile. Dall'altra parte dice non fate gli spiritosi, perché in realtà non siamo noi, ma è l'istanza viene dal terreno, dalla gente che prima non sapeva che era depressa, la gente che arrancava, che dormiva male 3 ore a notte, faticava, che si arrabbiava con i figli mentre prima non si arrabbiava, è lo stress, la fatica, la povertà, l'indigenza, oppure la troppa ricchezza, oppure la scoprire che in realtà quella non era, è una malattia, può essere anche traumatizzante per un paziente, si siede e dice guarda, lei non è una cosa strana, c'è una depressione, si prende questo farmaco e stiamo. Poi, questa è una prima. Confini di interesse di carattere economico hanno condizionato le scelte del comitato direttore del DSM-5, cioè di che cosa vengono accusate, quello che in parte già vi ho accennato, però sono stati pubblicati su blog e testate giornalistiche prestigiose articoli che denunciano legami economici più o meno forti tra gli psichiatri che hanno lavorato nelle task force del DSM-5 e le aziende farmaceutiche. Denunciate, non è detto che ci siano, però è chiaro che, come diceva Andreotti, no? Pensa male, si fa peccato, ma si sa zitta quasi sempre, insomma, no? È una cosa
detta svariate volte. Allora, è possibile immaginare, secondo le critiche, quindi rimaniamo assolutamente in un campo di ipotesi, stiamo disquisendo, che ammesso in un concesso che ci fossero delle convivenze, significa che è chiaro che il responsabile della task force che si occupa della rivisitazione degli studi depressivi, che guarda caso a un certo punto opta per una scelta che poi dovremmo discutere insieme se ha un senso o meno, di togliere il lutto, il Bradman, che lo diceva anche Stan mentre parlavo prima, di togliere il lutto come un cut-off importante per fare diagnosi di depressione di una persona che ha perso il marito una settimana prima. No? Uno arrivava una persona, gli raccontava la sua situazione, la sua sofferenza, la perdita di un marito, un figlio, una cosa tragica, la vita di una persona, 7 giorni, 10 giorni dopo, il DSM-4 stabiliva che dovesse praticamente essere incanalato nel lutto, cioè quella era una reazione da lutto. Dopo 6 mesi il lutto doveva diventare un lutto complicato e a quel punto probabilmente confluiva nella patologia depressiva. Il DSM-5 ha stabilito che se una persona soprattutto ha una storia di depressione alle spalle, quindi magari un paziente depresso ricorrente, quindi ha avuto altra patologia, e viene da te 7, 9, 11 giorni dopo una perdita ed ha una sintomatologia imponente che fino a qualche mese fa aveva attribuito a lutto, dicendo più o meno in maniera carina, affettuosa, accogliente, signora mia, come vuole stare avendo perso un marito col quale è stato 30 anni, avendo perso drammaticamente un figlio in un incidente, come vuole stare? Sta così, nessun farmaco, grande accoglimento, vediamoci una volta a settimana, anche due, al massimo una benzodiazepina per provare a farla dormire un po' la notte, al massimo quello. Oggi c'è questa rivisitazione che non è che cambia la tragedia di chi ha perso un figlio, un marito, una mamma, una persona cara, cambia l'approccio perché in teoria tu subito potresti fare diagnosi di nuovo episodio depressivo, perché quella è una sintomatologia effettivamente depressiva, però siccome è inserita in una storia di depressioni precedenti, ci sono ottime possibilità che l'evento drammatico della perdita abbia ristrategizzato la depressione. E quindi che cosa succede? Succede che a un certo punto ti trovi il diritto, il primo dovere di curarlo subito, di dargli subito se è un paziente che era abituato a prendere i farmaci o se già li prendeva, di rinforzare la terapia, nel senso che quell'atteggiamento attendistico che normalmente di fronte a un lutto, a una perdita, ci portava a dire vediamo, aspettiamo, vediamo le cose come andranno, insomma, quelle sono le cose che si possono dire ad una persona che perde. E questa è stata una critica, cioè allora inizi a curare, allora devi farmi da subito, allora sarà un mondo pieno di gente che ha perso la mamma, il papà, un parente, una cosa cara e che si imbottisce di farmaci perché in realtà il DSM-5 il lutto lo ha tolto come pregiudiziale. Ripeto, fa riferimento alla possibilità che questa avvenga in pazienti che hanno una storia di depressione alle spalle, che ci può stare anche, non dico di no, come atteggiamento, però è chiaro che ti porta, tutto sommato, ti potrebbe portare questa libera arbitrio per me a stabilire che quella persona alla quale in altri momenti avresti detto male così, il lutto è elaborato, è una perdita, è una violenta attacco all'integrità della persona, quella non ci hai mai pensato e perdi la cosa più cara che hai, vedremo le cose come andranno. C'è la possibilità che parta subito una diagnosi, questa è una cosa e questo chiaramente la dietrologia è, si aumenta il mercato della gente che si può curare, questi attacchi, no? Sul blog, sul giornale, che veniva fatto. La risposta. Alan Franz, questo americano che è stato il coordinatore di questa edizione, precedentemente era nominato Kupfer, un altro grande psichiatra, esperto di studi di tumore, eccetera. Alan Franz è quello, su una rivista che hanno ottenuto, questa è la risposta, su una rivista che si chiama Psychology Today, lui stesso dice: le persone che lavorano sugli DSM-5 sono state accusate di avere conflitti di interesse finanziario perché hanno alcuni, lui dice tra parentesi minimi, legami con aziende farmaceutiche, perché alcune scelte degli DSM-5 aumenterebbero i profitti delle aziende farmaceutiche aggiungendo medicine psichiatriche prescritte senza una reale, diciamo, motivazione. Ma io conosco tutte le persone che lavorano nel DSM-5 e so che questa accusa è scorretta e non vera. È un endorsement, come si dice, molto importante, questo è il coordinatore, ha detto non vi raccontate sciocchezze, gente ipercorretta, può aver avuto pure le sue rapporti, anche perché ci hanno tutti, chi più di meno rapporti con le aziende, farmaceutiche, però sono persone talmente corrette che non
vista tecnica e nulla da questo punto di vista, no? Questa è stata la questa è la cosa più importante. E, altro aspetto, per quanto riguarda il ruolo delle aziende farmaceutiche, è pacifico che esse trovino beneficio nell'incremento di prescrizioni di farmaci in questo ambiente, verso un allargamento dei confini diagnostici degli studi al fine di poter incrementare le proprie vendite. È o dovrebbe essere in teoria altrettanto pacifico il fatto che l'aumento del consumo di psicofarmaci nel mondo non dipende tanto dalle aziende che li producono quanto dall'aumento dell'incidenza degli studi psichiatrici nella società o comunque probabilmente dalla allocazione del nascimento di un certo tipo di sofferenza a patologie che fino a un po' di tempo fa non esistevano, gente che era esclusa. Faccio un esempio: fino a prima del 1960 il PTSD non esisteva, ma non è che non c'erano i medici della guerra. Poi sono diventati nel 60 una patologia prevalentemente militare, sulla vostra madre da stress, i veterani che tornavano dal Vietnam, gli riempivano gli ospedali militari di questi poveri disgraziati che erano stati anni prigionieri di Vietcong, gente che era stata costretta a ammazzare civili con napalm, insomma, dire delle tragedie. Oggi le guerre avvengono in maniera molto differente, sono tutte guerre tecnologiche, ma fino al 60 erano guerre di campo, era gente che migliaia di ragazzi che sono morti e tornavano e si portavano appresso una patologia importante che veniva dalla depressione, alcuni erano sintomi psicotici. In realtà, quando si sono inventati questa diagnosi, in realtà abbiamo scoperto che esisteva una precisa catalogazione di questo tipo di disturbi, e questo è stato bene per alcuni aspetti, nel senso, al di là del fatto che alcuni di questi disturbi si curino con i farmaci, o meglio, ci si prova anche con alcuni farmaci, rimane il fatto che qui non c'è stato un business, c'è stato di partire una realtà che ha dato un nome a una malattia. Nel 1980 il DSM si inventò, ma vi posso assicurare che già Ippocrate lo descriveva, si inventò il suo attacco di panico. Per tanti anni gli Stati Uniti lo chiamarono la Upjohn Disease, cioè l'Upjohn era l'azienda che si è inventata lo Xanax, al prazzo. C'era addirittura chi diceva che prima si erano inventati la malattia e poi hanno fatto il farmaco. Nel senso, ci abbiamo questo farmaco, credo di contrario, sappiamo questo farmaco. Come ce la possiamo costruire una cosa intorno e sull'onda chiaramente il consumo reale che ci manca ricordo, non neghiamo l'evidenza, ma veniva chiamata l'Upjohn Disease. Era un po' ironico, una presa in giro, come dire, l'azienda addirittura ha costruito il discorso sopra, no? Critiche, siamo qui non per dire quello che è giusto o sbagliato, sono queste le critiche che sono state fatte a questo manuale. L'ultima critica è quella che il DSM riduce la psicopatologia a una checklist estremamente restrittiva e quindi uno strumento inadeguato a orientare la diagnosi di schizofrenia. Abbiamo detto, si va ribadito costantemente, non è un manuale di psichiatria. Quindi non essendo un manuale di psichiatria è una critica ingiusta, perché in realtà nessuno farebbe lo psichiatra come in maniera autoironica facendo autoironica. Ho detto che 30 anni fa facevamo noi quando non sapevamo come funzionasse. Nessuno, 1, 2, 3, 4, 5, ma si va a 6, mettiamoci questo. La speranza e l'auspicio che luce è quello che avviene al contrario, che uno abbia una profonda conoscenza della psicopatologia, e ultimo commento per la mia posizione. Un sistema diagnostico standardizzato come il DSM-5 deve essere usato da clinici con adeguata esperienza clinica, altrimenti si rischia di scivolare in grosso bagno con il diagnostico. A tal proposito, è bene sottolineare che il DSM-5 non deve essere usato per formulare una diagnosi simile automatica basata su no, ce l'ho, non ce l'ho, come quando ci da piuttosto bisogna in un primo momento formulare una diagnosi basata su dati storici e anamnesi, che può sembrare banale, però domani questa profusione che credo ci possa stare a ricordarcelo, su evidenze cliniche e strumentali e sul quadro d'insieme. Solo nel secondo momento tale diagnosi andrebbe confermata trovando riscontro nei criteri del DSM-5. L'ultima cosa, che mi sembra carina, giustamente, questo è vero, è una cosa di Biondi, che mi è molto piaciuta perché devo dire è stata fatta con molta rigorosità, sono stata una disamina che mi trova d'accordo per essere messo tutti i punti. Questo violetto, l'utilizzo del DSM-5 la conclusione, non è obbligatorio, così come non è obbligatorio con una diagnosi
coloro che non apprezzano il DSM-5 o il DG11 non sono tenuti a utilizzarlo, perché alla fine questo è prendere o lasciare. Il DSM-5 quindi non deve essere sopravvalutato, rappresenta tuttavia insieme al nascente GD11 un sistema diagnostico standardizzato con altre conclusioni internazionali che impiega in centinaia di ricerche. Questo non è, non si è mai presentato come un manuale di psicopatologia e certamente questa è la sfida con cui gli psichiatri possono guardare l'orientazione italiana che è importante da uscire. Certamente il DSM-5 non può essere considerato perfetto e necessita di ulteriori aggiornamenti, ma chi ne critica la pendibilità cosa suggerisce in alternativa? Suggerisce quello che molto succede in psichiatria, che arrivano pazienti che stanno male da 20 anni e che se tu gli chiedi ma lei che malattia ha? Ma 20 anni, 15 anni, magari pure farmacologi, psicoterapie di vario genere, ma ha parlato di esaurimento, ma come vedendo l'esaurimento del volto, un po' old fashion, no? In genere. E basta, ha avuto depressioni, poi scopre che la depressione non c'entra nulla, perché magari è una storia devastata, da sintomi bipolari gravi, disturbi di personalità. Ecco, la diagnosi in psichiatria si fa poco, mi sembra che la provocazione massima, ma a chi non gli piace il DSM, che con tutti i suoi limiti comunque una categoria della data, in senso di appartenenza della data, ma che propone l'alternativa? Questi pazienti che mi senta dottore o professore, in qualche occasione, mi sento che faccia fuori, queste cose belle, me le scrive, ma che le scrivo qui? Mi scrivo, lei mi ha parlato di bipolare tipo 2, non scriva qua, perché sono 20 anni che non so se sono bipolare tipo 2, o 1, quello che sia. Allora, la diagnosi si chiede si fa poco, uno ce l'ha in testa, il paziente viene una volta a settimana, in 3 mesi, ce l'ha in testa, ma tante volte, proprio tutto quello che abbiamo detto finora, questo cangiante mutevole aspetti dimensionali che si muovono, ti portano qualche volta a fare sempre diagnosi attendistiche. Il paziente schizofrenico di misenese è schizofreniforme, diagnosi attendistica. Tu sei quasi convinto che quello sia risolto il psicologo, risolto il schizofrenico, ma può permettere di fare diagnosi di schizofreniforme, cioè sembra lo schizofrenico, ma prendiamo tempo e vediamo che succede. Tenendo presente che le diagnosi per fatte di schizofrenia hanno una continuità, una penetranza nel corso del tempo pari al 90%. Se una schizofrenica ha 18 anni, difficile che abbia epilepsia. Se un schizofrenico non è più schizofrenico a 20 anni, probabilmente hai sbagliato la diagnosi da prima. Però il problema è che mentre se vai da un oncologo e ti dice che hai un tumore del polmone a cellule gonoaffini e poi non ce l'hai con gatti, perché in un senso come l'altro, uno se non ce l'ha quello è tanto contento, ma per ammazzare non hanno avuto sotto casa. Se invece ti sbagli al contrario non ne parliamo. Per quanto riguarda la psichiatria, le diagnosi, vedremo, parliamo. Una delle cose che mi fa sorridere è che paziente, avendo io un atteggiamento culturale molto aperto verso la psicoterapia, ovviamente, avendo un certo tipo di formazione, inviando decine di pazienti a secondo di di quelli che vengono e ti dicono, intanto non sanno nemmeno che psicoterapia stanno facendo. Ma mi sembra psicanalisi, ma fa 3 volte a settimana, dice no, per un ufficio. Allora, per dire, perché sono loro, a Roma, chi è di Roma? Dice, ma io vado dal psicologo, a Roma è il psicologo, è un psicologo. Io vado al psicologo, ma parliamo, mi dice, ma vanno le cose, ma che formazione ha il psicologo? Da dove viene? Che scuola fa? Beh, non lo so, ecco. Solo il discorso, ortopedico, gamba rotta, artrosi, no, ma hanno parlato di, certo, hanno parlato del medico, di quello che ha un orco, di nuovo vai da lui, perché sai che si possono portare la spalla, sai che sono un archeologo, esperto di quello che hanno fatto. Nel nostro campo spesso c'è un manco indistinto, insomma, avere medici, psichiatri che collaborano con psicoterapeuti seri, gente, qualche volta crea dei pazienti questi limiti, ma è possibile, riparlate. Adesso ho acceso una bottega, la quale invio sbagliato i pazienti, che quando fa la notte in ospedale non c'è niente da fare, mi mandano report di tutti i pazienti. Pagine e pagine, questa è una sera, notte, potete dormire e fare qualche altra cosa, dei pazienti che abbiamo in comune, allora Marco sta così, tutto va molto meglio, quindi consiglierete di vederlo. Ecco. Ma non è la norma, Negli Stati Uniti, per chi ha esperienze così di collaborazione, uno psicologo, un psicoterapeuta, a parte che hanno una formazione per questo imbarazzante, da un certo punto di vista, se fanno anni di manicomio, hanno loro in abilità, insomma, ovviamente, con una formazione, conoscono i farmaci meglio di noi per alcuni aspetti, in alcune situazioni, vabbè, ma al di là di questo, uno psicologo, un psicoterapeuta che prende in terapia una persona di 50 anni con episodio depressivo e che non lo manda da neurologo a fargli guardare il fondo dell'occhio per vedere se quello c'è un tumore e non è la
depressione che ha 50 anni, la sindrome del marito fuori, ci sta tutto. Però poi quello è il suo meningioma che si presenta. Se non mandi dal collega neurologo che riguarda il fondo dell'occhio, se hanno dubbi, fa una risonanza. Se non mandi da un psichiatra al quale vuol dire, non fa un lavoro corretto. Qui da noi mi sento dire qualche volta, lo dico affettuosamente, insomma, avete capito che non sono certo un tipo aggressivo, proprio lontano dalla mia natura. Ho portato mio figlio dal psicologo che gli ha fatto diagnosi di ADHD, però ha detto che non bisogna dargli lo stimolante perché ce l'ha in salute. Ma come può stare un farmaco? Cioè, diagnosi medica del medico, uno. Due, alla mamma dice che il figlio ha l'ADHD, malattia reale, esistente, la volta sottovalutata, forse in qualche caso sottovalutata, ma tra il 5% degli Stati Uniti, lo 0,8% dell'Italia, c'è cioè probabilmente un 2-3% di bambini che da scolare soffrono di questi disturbi. Ma è una diagnosi medica, l'avete vista anche prima quando c'era stato. Ma ha detto che è quello, sì, sicuramente è quello, ma non mi raccomando gli stimolanti, che in alcuni casi sono dei salvavita su questi bambini, mi è disegnato, per capirsi, no, quello no, ecco. Sono proprio delle entrate a gamba tesa. Se non c'è un certo tipo di collaborazione diventa un po' problematico, ma questa è una cosa. Quindi arriviamo pazienti che si fanno 30 anni di un'altra cosa. Ogni tanto mi capitano colleghi stranieri, appunto spesso americani, con i quali abbiamo un rapporto, guarda, ti rimando questo paziente, un paziente mio, ma viene semplice a Roma, è diplomatico, non è diplomatico, non viene lì, per lavoro, sta prendendo dire, lavori transitori, 6 mesi, 8 mesi, sta qui, quindi magari dicevi che lo seguissi nel periodo in cui sei, ok, se questo lì è, si siede, si ha uno che parla italiano, in seguito dice in inglese, ti dice che non sa bene, allora il dottore soffre amico, se da lui sono un diplomatico, e prendi il video. Io soffro di schizofrenia, sto bene con il risperidone da tanti anni, e lei che dice, continuiamo a prendercela. Non c'è paziente che non conosca la diagnosi. Questo è un aspetto anche deontologico, noi medici, ma credo anche la figura professionale come la vostra, è tenuta a dirgli al paziente che cosa soffre, flottare in questa sorta di aurea, ma se non ci rimane male, ma non si tratta di rimanere male. Il codice deontologico dei medici stabilisce che il paziente dovrebbe sapere tutto, è lasciato al libero arbitrio del medico la possibilità in qualche caso particolare di, a Roma di incartartela, fondamentalmente di provare a dare una lettura che deve essere congrua con il livello culturale di patologia del paziente, perché è chiaro che se viene un poveraccio che sono 20 anni che è malato di schizofrenia, con il cappelletto di traverso, che si mette tondo la sedia, con la mamma anziana vicino, che tu dici, allora guarda, mi raccomando, tenga presente che è schizofrenico indifferenziato, mi raccomando, se lo ricordi, rischia di lasciare il tempo che trova. Ma su situazioni, a un paziente che tu non gli dici che è bipolare, perché guarda, lei ha avuto un eccitamento solo, molto importante nella vita, ma è una diagnosi, per cui ora la proverò io, ma se la dovessi perdere in vista, se ricordi questo, tengo presente che un collega che dovesse mettere mano alla sua terapia, si ricordi di essere bipolare, vuol dire che prevede un trattamento differente dal resto del corrente. Quando i pazienti affetti da disturbo bipolare di tipo 2, che ovviamente conoscerete, caratterizzato fondamentalmente da fasi depressive, da fasi di euforia, ipomania non gravi, lottare con il paziente o col familiare al quale chiedete se ci sono mai state fasi di ipomania e ti dice: ma no, dottore, guarda, no, tu è stato male 6 mesi. Poi si è comprato una moto e una macchina nello stesso giorno, ma d'altronde uno che è stato male 6 mesi, insomma, non è proprio la norma che una macchina e una moto nello stesso giorno, là, dell'aspetto economico. Oppure sai, uno che ci ha sempre tenuto, però da stanno e si è fatto fare 10 vestiti. Anche lì non si tratta né di sforzi economici che magari si può permettere, però è chiaro che è un tentativo di fargli vedere, è stato uno switch, è stato male, poi è stato bene, poi è stato un po' troppo bene, e questo è, allora, dottore, vabbè, adesso non la facciamo, dirgli che quello è un bipolare 2 significa che se lo perdi di vista e dopo qualche anno ha nuovi risolti, che lui si porta in dote l'idea di questa diagnosi, il medico che subentrerà 10 anni, 5 anni dopo, non farà errori importanti, perché se è un bipolare di tipo 2, dirai un antidepressivo per il isolato, qualche volta non lo prendi più. Mentre invece se lo copri con gli stabilizzatori di tumore, questo rimbalzo può essere sempre di alto livello. Quindi il problema è sotto la spinta di una investigazione fatta in Gran Bretagna dalla Royal College dei Medici degli ultimi anni dell'Ottocento, di una conferenza a New York in cui si disse: oh, anche noi dobbiamo fare una bella nomenclatura qui le malattie, non è che sono partite gli inglesi, facciamolo un po' anche noi. L'American Medical Association adottò a partire dalla terza edizione, eccetera, eccetera.
la sua filosofia era quella che poi in fondo ha in qualche modo caratterizzato gli DSM, cioè un concetto di una nomenclatura scientificamente creata e sistemata, arrangiata con situazioni facili, per poter in qualche modo portare all'avanzamento delle scienze e di quelle che sono le necessità di medici che lavorano negli ospedali. Questo DSM, voi non ci crederete, ma per i medici, che inizialmente l'influenza di Adolf Meyer era improntato ad aspetti psicodinamici, era infarcito di aspetti psicodinamici, termini come nevrosi e reazione erano ubiquitari, si trovava comunque la reazione dell'adattamento, la nevrosi, tutti i concetti chiaramente di vecchia concezione, non criticabili, ma che poi sono scomparsi. Il DSM-2 del 68 ha scartato il termine reazione, ma ha preservato quelli nevrosi. Con questa versione si introducono i primi elementi biologici e concetti come endogeno, esogeno, depressione maggiore endogena, cioè quella grave, vera, che arriva a prescindere da quegli elementi di vita, quella esogena, una componente spesso maladattiva, poi c'era esplorare la malattia. Dal DSM terzo l'approccio diventa teoretico e puramente descrittivo. Luogo comune che fosse neo-perperiniano, infatti, come dire, schneideriano, non c'è una cosa che viene prima dell'altra, ma in termini ateoretici, in teoria, i disturbi non hanno una gerarchia. DSM 3, 80, l'R che sta per Weiss, rivista, 87, il 4, di DSM 4, si sono previsati di basarsi sull'evidenza e sulla semplice descrizione fenomenologica non stilare la classificazione. Robert Spitzer, dicevo, che è quello che ha coordinato della task force, ha imposto l'eliminazione di termini oscuri senza riscontri obiettivi come nervoso e isteria. L'isteria è scomparsa, in realtà esce dalla porta e poi entra dalla finestra con le suggestioni delle personalità, i suggestizi, eccetera, eccetera. Quindi, però, inoltre, viva Dio, dopo aver posato l'impegno clamoroso su questo tema, soppressione della lobby degli omosessuali, importante, tutte queste lobby sono importanti, gli Stati Uniti, omosessuali sono importanti, gli ebrei sono importanti, i mormoni sono importanti, legano fra loro e fanno opinione. Soppressione delle lobby degli omosessuali, mi seguì la questione se l'omosessualità contemplata fosse un disturbo. La votazione ha debellato a grande richiesta l'omosessualità dall'elenco della malattia. E questo è un passaggio importante. Immaginiamoci oggi un maresciallo dei carabinieri di un piccolo paesino siciliano che ti porta il figlio gay dicendo: dottore, me lo guarisca, perché altrimenti io posso subire. Maresciallo dei carabinieri, un piccolo da paese siciliano con figlio di bandiera della corsetta con un femminiello, ti dico questo perché mi ha capitato, la prego, lo guarisca, se ti hanno parlato bene con la morte nel cuore, gli chiama corrente, che vagliela spiegare che non è una malattia. Guarda, io sono maschio, c'è il fratello maschio, intervengo chiaramente sanamente in corretta attratto dalle donne, c'è questo figlio, me lo guarisca, perché per me alla fine figlio femminiello in un piccolo paese è maresciallo dei carabinieri. Spitzer, la previsione di Spitzer circa il fatto che i criteri operativi sarebbero apparsi negli SM3 sotto il titolo criteri soggettivi non si è mai avverata. E lui questo diceva: oh, mi raccomando, facciamo un librone, ci mettiamo dentro tutti i disturbi, ma mi raccomando, per fare diagnosi non dovete adoperare questo è un criterio suggerito. Se vi va bene, se vi ci trovate, d'accordo, altrimenti fate contare a voi, nel senso, questo è ovviamente non si è mai avverata. I criteri di SM3 possono solo essere suggeriti e qualsiasi clinico dovrebbe essere libero di utilizzare i migliorati qualora non diventi opportuno. Questo non c'è mai un convegno, questo ormai è di Napoli, ma comunque faceva riferimento ai criteri informativi del DSM. Noi normalmente ci dedichiamo ai criteri diagnostici e non ci leggiamo tutte le pagine che ci sono, però un criterio è l'altro, ci sono un sacco di cose che tiene spunti interessanti. Invece purtroppo ci facciamo solo prendere dai criteri diagnostici per dire questo c'è o questo non c'è. Allora, queste cose ci stanno scritte testualmente Spitzer: l'uso di criteri specifici naturalmente non esclude il giudizio clinico, l'uso appropriato di questi criteri richiede una notevole esperienza clinica e un'ottima conoscenza della psicopatologia, che studiamo molto meno purtroppo.
Io lo dico sempre perché sono affascinato da questa faccenda. Kraepelin, Emil Kraepelin, ovviamente l'inventore, tra virgolette, della psicosi depressiva, Manage Depressive Design, fece i suoi studi, scrisse pagine mirabili su questa vicenda, anzi, faccio uno spot. Abbiamo invitato e curato la traduzione dell'ottava edizione della psicosi depressiva, un libretto della Pacini di Torre, per esempio, costa 15 euro. Però è la prima volta che tradotto in italiano, 180 pagine, in cui lui descrive la psicosi depressiva con tutti i suoi insegnamenti, con i grafici che faceva lui. Ma la cosa affascinante è che lui, tedesco, andò per un anno in un ospedale psichiatrico russo senza conoscere una parola di russo e avendo a che fare solo con pazienti russi. E le sue pagine mirabili le ha scritte solo guardando, senza parlarci, descrivendo le modalità, l'atteggiamento. Voi sapete gli stalinisti, che sono una sua qualche cosa che ha messo ordine nel caos, no? Lui vedeva questi pazienti, lui vedeva solo, non ci parlava, non era facile che non si capiva, non parlavano pazienti psichiatrici gravi che parlavano di russo con uno che stava solo di russo. Lui è rimasto per un anno lì e per un anno prendeva soltanto appunti, guardava i pazienti nelle fasi di eccitamento, nelle fasi gravi, nelle fasi di sfogli, e descriveva, e come dice sempre, alla fine della giornata l'avrò sicuramente nominata almeno di più volte la teoria, come faccio spesso. Noi scriviamo articoli, ci piace che ce li pubblichino, ma tutto quello che doveva essere scritto è stato scritto già. Se voi prendete Demenzia Pregox, Oder di Gruppe della schizofrenia, di Broderick, che è la schizofrenia, poi possiamo inventarci le dimensioni, i neurotrasmettitori, le serotonine che vanno e vengono, ma l'ha scritto lui. Tutto quello che si scrive sul tessuto bipolare, o sul bipolar disorder, vabbè, o se è appunto una psicosi in maniera depressiva, l'ha scritto Kraepelin. Non c'è nulla che si possa aggiungere di più. Questo non vuol dire che dobbiamo continuare a leggere, a scrivere, a fare ipotesi, non è questo, ma per dire. La psicopatologia si conosce poco, qualche volta gli accorgi. E voglio dire, guarda, io mi reputo una persona abbastanza preparata, ma sicuramente meno di quelli che hanno 15 anni più di me. Era i 15 anni, era la logica. E studiarsi i trattati di psicopatologia era la norma. Quando prima ho parlato degli Asperger, io a casa, che ero al terzo anno di medicina, perché avevo deciso presto che avrei voluto fare un segnale. E ogni tanto dico, è giunta l'ora per leggermelo. E mi accorgo che in qualche momento alla quarta pagina arriva andare avanti, con gli Asperger sono tra tutti presenti che si tratta. I nostri progenitori si leggevano, perché il DSM non c'è, il DSM ha semplificato la vita per alcuni aspetti. E purtroppo l'uso appropriato di questi criteri richiede una notevole esperienza clinica e un'ottima conoscenza della psicopatologia. Non puoi non sapere e pensare di studiare con un mignano. Ecco, in qualche occasione rischia di essere un mignamone, perché ecco, però non sono un mignano. Il DSM-4 ha agito nella stessa direzione, con la famosa espressione, questa carina, dei curatori che invitavano, in vano una nota del redattore, come si dice, a non utilizzare i criteri diagnostici come gli ingredienti di una ricetta di cucina. La grande differenza che c'è fra uno chef di rango che fa ottenere 3 stelle al suo ristorante e una brava donna che si mette lì con un tutor sul suo iPad vicino, c'è scritto per preparare i bucherini alla marigiana, e poi dice tagliare, conciare, conciare o pancetta, pancetta, conciare, e mettere, rosolare, si assembla tutto e viene una marigiana che, se magari dall'altra parte non hai un grandissimo esperto, dice buona, che sta seguendo rigorosamente gli ingredienti di cucina. La differenza che c'è fra un operatore, virgolette, un po' naive, un po' grossier della psichiatria, che mette insieme un po' di sonno, toglie un po' di testa, aggiunge un po' di voglia di ammazzarsi e fa una bella diagnosi di depressione, rispetto allo psicopatologo fine, non dobbiamo tutti essere Bruno Callieri, no, per dire, insomma, un indimenticato fenomenologo romano, non dobbiamo tutti essere Drogna, non dobbiamo tutti essere per parlare del bene di psichiatria, possiamo fare anche una base di prego, che studiamo, cioè, questo è il fatto, bisogna evitare, questo io la faccio vedere spesso, a non utilizzare i criteri diagnostici come ingredienti di una ricetta di cucina. Vuol dire una cosa buona, ma c'è la differenza tra la mano di un esperto e il fatto che uno ha messo insieme 4 cose, no? Questo è quello che siamo abbastanza. Era 312, ho buttato un occhio. DSM-2, 106 disturbi. 1. DSM-2, 182. 265 disturbi e 5 assi.
Venditemi, signori, venditemi. 87, 292, 5 assi, 297, 5 assi, 297, il PR è veramente una revisione come identico, 312 disturbi. E qui viene il discorso di prima. Siamo diventati tutti più malati e psichiatrici, improvvisamente in questi 13 anni la popolazione è andata incontro ad un ammalamento, non so se si può dire in italiano, insomma, ad un aumento della morbidità psichiatrica o vengono fuori disturbi che prima non c'erano e vengono fuori disturbi che prima non c'erano, perché poverini vivevano una nicchia, un limbo di disturbi che però non erano catalogati, o si alza, si abbassa l'asticella a seconda dei momenti che alcune patologie diventano patologie, altre non diventano. Chi di voi non si è visto una domenica sera, io vuol dire domenica sera, vedere l'archive, eccetera, su uno Sky quelle malattie incurabili, strano, no, e non vi siete beccati quelle bellissime case degli accumulatori compulsivi, no? Gli accumulatori compulsivi è un sottotipo, poi vedremo di Doc, che si chiama Ordi, cioè accumulo compulsivo senza riuscire mai a parare. In alcuni casi sono tragedie, vedete, arrivano in aste, disinfestano, i droghi, vabbè. In altre situazioni sono cose molto più soft. Faccio un paziente che mi racconta che non butta mai i giornali per un mese, tutti i giornali, un mese li tiene. Poi alla fine del mese li butta. Lo stesso fa con le riviste, lo stesso faccia questa sorta di viene ossessivo, che c'è questa... È una malattia d'accumulo, sì, fondamentalmente sì, il giornale si butta, no? Però se sentiamo la Filippina a casa, dice no, non butti perché poi devo ingustare i tappeti che si trovano le strade, le cose quella. Ecco, un mese di accumulo è una malattia? Sì, no, dipende. In un attimo lo diventa, è qualche cosa del quale dopo parleremo, per dire, cioè si stabiliscono dei cut-off e uno in un attimo, un attimo che non era malato, un attimo dopo, questo. Anche questo, Cuffe, il capo della task force del DSM-5, ha fissato, aveva fissato, ma poi è stato sconfermato. Qualche anno fa sono gli obiettivi del manuale. Entità nosografiche derivate da evidenze biologiche con l'uso di marcatori genetici o chimici, poter dire questo è una malattia che ha questo marker, esiste, c'è una conferma genetica, insomma, Abolizione delle distinzioni tra disturbi mentali di personalità. Opportuno a secondo di come si manifesta. Caratterizzazione eziologica dei disturbi, perché uno ha un disturbo, qual è la patogenesi che c'è pronta, era il suo sogno, Distinzione dei vari dell'Europa che potessero sottostare lo stesso fenomeno. Dopo oltre 12 anni di lavoro, le varie task force hanno realizzato gli obiettivi che gli stati erano realizzati. A differenza delle edizioni precedenti, nelle quali gli psichiatri non operanti in USA non avevano voce, il capitolo sono state accolte proposte di psichiatri di tutto il mondo. Questa è stata una cosa molto bella e originale. C'è stata una piattaforma che era costantemente aperta in cui la task force sul disturbo ossessivo diceva che fareste e da tutto il mondo abbiamo potuto una parola, una frase, un mezzo aggiustamento, io mettere una virgola qua, io mettere due punti là, eccetera, poter dire la nostra. Questa è una realtà partorita dall'APA, American Psychiatric Association, però in questa occasione c'è stato un contributo. Nessuno di noi sa quanto sia stato importante, però è stato un po' più duro, una cosa, come dire, per anni, democratica, per anni è stata, erano aperte queste piattaforme e dice si sta lavorando ai criteri del chi mette questo, chi mette quello, chi proponeva, chi non proponeva, diciamo che è stata una cosa da questo punto di vista interessante. Vabbè, questo era il sogno, questa era la research agenda del DSM, 10 anni fa circolava questa diapositiva che era un po' il sogno. L'asse 1, quello che dicevamo prima, il genotipo, sull'asse 2 ci doveva essere l'aspetto che non era biologico, sull'asse 3 i comportamenti, i patteri mentali, i farmaci, doveva essere previsto la modalità di risposta, il paziente che aveva risposto a un certo tipo di trattamento poteva diventare una sorta di aspetto patognomonico importante e così via. Tutto spazzato via dalla versione reale. I grandi temi, poi dopo passiamo in rassegna, sono stati aboliti gli assi, ok? Questo l'abbiamo detto. Sono stati introdotti 15 nuovi disturbi. Questo è quello che fa un po' sorridere, no? Nel senso, qua sono reali 15 disturbi che non c'erano, perché ci mancherebbe altro. 20 anni fa il virus Ebola non c'era, ancora c'è, quindi è chiaro che è una realtà nuova, un allarme che potrebbe diventare planetario.
l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto di non preoccuparsi, non siamo a rischio in Europa, perché rimane comunque il fatto che 20 anni fa non c'era, quindi è giusto. Tra le malattie infettive non c'era, ora c'è il primo secolo, quindi è giusto che nella categoria c'era il primo secolo. 25 anni fa la sindrome del muro di licenza acquisita, volgarmente definita AIDS, non c'era, perché era, ok. Qui è un po' più complicato, perché noi ci facciamo un modello medico per tutta una serie di cose che ci fanno comodo, e poi ci troviamo di fronte al fatto che, ma questo è possibile, adesso esiste il disturbo, io ce lo metto. Non ci sarebbe mai entrato, oppure finalmente ha avuto diritto di cittadinanza, e finalmente lo diceva in quella critica, una sofferenza che non veniva riconosciuta è stata riconosciuta. Fatto sta che in 12 anni sono arrivate 15 disturbi psichiatrici. Gli autismi sono stati raggruppati in modo che il disturbo di Asperger fosse una specifica sul funzionamento intellettivo. Prima c'è una separazione tra gli Asperger e i disturbi dell'autismo. I disturbi dell'umore, che se lo vedremo, anche qua a montagna che partorisce dal topolino, i disturbi dell'umore sono stati scorporati in depressivi e bipolari, prima erano tutti insieme, ora sono due realtà che scorrono parallelamente. Gli stati misti, vi da Dio, gli stati misti erano una pugnalata alla psicopatologia. Se ricordate, il DSM-4 prevedeva che il paziente per avere diagnosi di stato misto doveva avere tutti i sintomi della depressione e tutti i sintomi della mania in contemporanea nello stesso giorno. Una follia. Alzi la mano. Tra cui ho mai visto un paziente che potesse di essere alla mano avere tutti i sintomi della mania e tutti i sintomi della depressione insieme. Mi da dire, è stato rivisitato e lo stato misto è diventato uno specifier, no? Uno specifier. I disturbi d'ansia, questi sono i grossolani, poi scenderemo. I disturbi d'ansia sono stati privati del DOC, che ha fatto spettro a sé, e del disturbo post-traumatico da stress e di quello da stress acuto, che sono andati insieme ai disturbi dell'adattamento. I disturbi di personalità sono rimasti invariati, ma è stato proposto un altro sistema di classificazione sperimentale e non obbligatorio da seguire, poi ne parleremo un attimo. Sono stati aboliti i sottotipi della schizofrenia, non c'è più la catatonia, non c'è più la disorganizzazione, non c'è più la paranoia, non c'è più la indifferenziata. Tutto sommato direi correttamente, perché alla luce è andata un po' di meno di quella interscambiabilità dimensionale. La diagnosi di schizofrenia, a seconda del momento storico del paziente, varia. Uno che oggi è un paziente fondamentalmente paranoideo, tra 6 mesi può diventare un paziente con una sintomatologia negativa gravissima. Quindi, dopo arrivare alla diagnosi di schizofrenia, sono scomparse queste. La catatonia è entrata come diagnosi autonoma. Voi direte, che vuol dire? Vabbè, vuol dire che la catatonia diventa una caratteristica. Poi avere la depressione catatonica, la mania catatonica, la schizofrenia catatonica, è uno specifier, diciamo una specificazione di altri tipi di disturbo. Non mi piace questa espressione, ma insomma gli assi sono stati spianati, nel senso che praticamente i concetti che sottostavano alla loro creazione sono stati incorporati in ogni singolo disturbo come specificatori, cioè gli assi ci sono, ma nell'ambito del disturbo, schizofrenia con eventualmente una componente personologica, con un livello di funzionamento di un certo tipo, quindi nell'ambito dello stesso disturbo c'è la possibilità di fare questa classificazione, che poi non era una classificazione malvagia, per alcuni aspetti quella multiassiale è una cosa che, se ben fatta, ti dà almeno una fotografia del paziente. Quindi questo non viene più fatto in maniera separata, ma nell'ambito della diagnosi del paese, diciamo in asse 1, che è proprio l'unico asse, c'è la possibilità di fare questi specificatori. E qui la domanda è: ma può un decorso oscillante essere verificato diversamente ogni volta? Quale sarebbe l'utilità di ciò? E questo è il problema. Oggi non funziona, domani trova lavoro, funziona di più. Oggi c'è una situazione sociale di un certo tipo, domani c'è un'altra. Quindi è chiaro che sono tutta una serie di variabili, però insomma questa opportunità è stata data. Però poi c'è un'altra modalità che ora vedremo anche insieme, e giustamente dicono: ma dove finirebbe l'univocità nel caso in cui la metà degli psichiatri decidesse di adottare la vecchia terminologia e l'altra metà quella nuova? Perché se abbiamo detto che con tutte le critiche questo volume serve a parlare la stessa lingua, se io ti dico che quello è affetto dal disturbo borderline di personalità e quell'altro con una appendice molto articolata e complicata e fa una lettura di altro genere, come ci capiamo di quel caso? Quindi questa è stata una cosa che in realtà, siccome disturbi di personalità credo che siano il capitolo più complicato e probabilmente più criticato del DSM da tutti, perché ti sfuggiva da tutte le parti, molti disturbi erano in una sorta di copresenza, facevi diagnosi di personalità nello stesso paziente, era facile,
perché i criteri diagnostici non erano così rigorosi, eccetera, e si voleva eliminare. La lunga gestazione avrebbe dovuto prevedere l'eliminazione di questi rigidi criteri per gli studi di personalità. Non ci sono riusciti e hanno, come si dice, dato una botta al cerchio e una botta alla fronte. Ne togliamo alcuni un po' particolari, lasciamo un vecchio schema e poi vediamo un schema nuovo, probabilmente nel disturbo DSM-5A o B o C, una delle due decisioni verrà presa. Andiamo avanti. Questi sono i disturbi d'ansia. Le novità sono rappresentate da questo. Allora, era un'istanza che veniva dalla base, cioè da noi, dai psichiatri che stavano sul campo, dai psicologi, che effettivamente il disturbo ossessivo non avesse nulla a che vedere con gli altri disturbi ansia delle categorie del DSM. Se volevamo riconoscere un'ansia a monte nella genesi del disturbo, sapevamo e sappiamo che c'è tutta una realtà biologica, genetica, di risposte ai trattamenti completamente differenti e come dire, stava stretta, ogni volta noi parlavamo dei disturbi d'ansia, dicevamo che nel disturbo d'ansia c'è anche il disturbo ossessivo, che chiaramente si era abbastanza tutti d'accordo all'idea che potesse vivere in luce propria, che potesse vivere una sua, che avesse, come dire, diritto di cittadinanza come genere all'uomo, ed è stato fatto. Questo è carino, perché gli ossessionati non c'è scelta, l'ossessione non c'è scelto per loro, prima di loro, questa è proprio dall'idea di un'idea intrusiva e coatta, però, allora, intanto si parla di disturbo ossessivo e correlati. Il disturbo ossessivo è, come dire, il disturbo prototipale, prototipo dal quale poi germa una serie di disturbi che sono accomunati non dall'essere lo stesso disturbo, ma dall'essere accomunati da aspetti formali simili, dove si individua la complessità, l'idea intrusiva, il disturbo del dimorfismo corporeo, il disturbo di dopamina, il disturbo dell'accumulo del quale abbiamo parlato, disturbo della escoriazione della pelle, queste escoriazioni continue che alcuni pazienti si fanno sulla spinta irrevenabile, con un novembre, non sapendo che, un foruncolo, e poi due, poi tre, poi quattro, con la febbre, con la pelle del padre. DOC è indotto da sostanze in sigla condizione medica, DOC è correlato da 3, DOC è correlato senza specificazione. È da un po' di anni che si parla di questo concetto, dove c'è il DOC al centro. Il DOC è una diagnosi molto forte in psichiatria, è una delle poche diagnosi che prevede la presenza di ossessioni e o compulsioni per fare la diagnosi, come si fa? Su altre possiamo discutere, ma un paziente o ha ossessioni e o compulsioni riconosciute come tale che può fare la diagnosi o non può fare. Quindi una diagnosi forte, intorno a questa diagnosi forte di DSM, del DSM, del disturbo ossessivo, i vari autori ipotizzano questa costellazione di disturbi che ruotano nell'ambito di quello che è chiamato continuo ossessivo, che vedete sono, qualcuno potrebbe dire, ma che c'entra il piromano DOC? Non è che uno che è DOC per forza a fuoco al manager, psicoterapeuta, eccetera, no? È che gli aspetti formali del DOC, caratterizzato dalla coazione di lettere, dall'idea intrusiva prevalente alla quale non si resiste, alcuni aspetti formali del DOC, credo che mi vedete, tutto sommato presenti come aspetti formali di questi altri disturbi, il paziente con la tricotilomania, il paziente che lo sa che non si dovrebbe staccare di ciò, che tira, e poi stacca uno, poi due, poi passa ai piedi delle ascelle, poi alcuni pazienti l'hanno fatta ai baffi, uno, due, tre, poi chiaramente con aree di alopecia che non cresce più. Lo so, però quando parte, ferma. La bulimia ci mancherebbe altro, la sua precisissima provocazione nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare, ma non credo che non si veda un aspetto formale simile. La bulimico, il bulimico ti dice che oggi è la giornata, comincia a salire l'ansia e compra le cose migliori, arriva a casa, mette il disco, mette il CD che più gli piace e poi parte la buffata, sapendo che poi starà male, ci sarà un'assenza di colpa, che poi dovrà pulire. Ma il piromane non è quello che dà fuoco alla Costa Smeralda per farci un albergo nuovo, quello è un delinquente, ma il piromane è quello che, attratto da tutti questi aspetti che ruotano intorno al fuoco, dà fuoco a un cassonetto, con l'ansia che gli sale al momento in cui lo deve fare, poi finalmente dà fuoco e poi si mette con di nuovo a vedere i pompieri che arrivano, che spengono il fuoco, tutta una serie. Allora, è stato patologico, no? Credo che siamo d'accordo.
su questi aspetti, cioè la possibilità ai DSM di riconoscere la dignità del DSM-5 di chiamarli doc correlati. Vorrei che fosse chiaro tanto della telecamera che prende. Nemmeno sotto struttura direi che il giocatore d'azzardo patologico è un doc, però questa costellazione è riconoscere aspetti formali psicopatologici in comune. Questo è il senso del discorso, in comune, cioè questa sorta di spinta che sale, l'irrefrenabilità dell'impulso, la sensazione che dovresti farcela, il cleptomane. Nessuno si è mai arricchito rubando caramelle o pennette da 50 centesimi nei supermercati, ma alcuni pazienti cleptomani mi raccontano che loro lo vivono, qualche volta chi è cleptomane ora, magari è stato tipo di romani con 10 anni fa, magari che è stato dietro di romani con cleptomane, ma a un certo punto inizia a diventare giocatore d'azzardo patologico, e non è che ha tutti vissuto questo mondo, c'è un unico filone conduttore che è quello dell'impulsività, questa impulsività che spinge e che si incanala, una volta giocandosi lo stipendio in mezz'ora a doppio video non può giocare, in un'altra rubando sapendo che rischi, perché è chiaro che insomma, diciamo, quindi è questo il senso. Ecco, la dermatillomania, la tridos, in greco ricordiamo che è il capelli, questa è la dermatillomania. Queste sono due foto, una è il suo d'accumulo, che appunto si staglia ormai, queste realtà in, veramente inflazionate di roba dentro, senza eccetera eccetera, e queste sono delle lesioni da continuo grattamento, si parte con un furuncolino e poi c'è un braccio, una pancia, una testa devastata. Il disturbo del dimorfismo corporeo, gli altri diagnostica di disturbo d'accumulo, difficoltà di sfarzo e gettare oggetti personali indipendentemente dal loro valore, con disagio ed effetti dannosi e disfunzionali. Tali comportamenti si differenziano dal collezionismo, ovviamente. L'accumulo può essere ecosintonico per il paziente, ma causare disagio ad altre persone, ad esempio familiari, quindi io. E quello che se raccogli il giornale che poi ne mettono 2-3 al giorno, la persona conta per un mese, sì, insomma, la moglie diciamo, butta questa roba perché a fine mese stanno 90 giornali in salotto accumulati, ma il paziente dice, ma senti, me lo tengo, se mi viene in mente di leggere qualche cosa, cosa non, chiaramente non fa mai, non è realmente finalizzato a, non è uno dice, cioè, tengo questo documento che mi dovesse servire, no? È un accumulo. Allora, in questo caso, ripeto, questo livello insomma, differenza. Ecco, il criterio temporale, vi ricordate che il criterio temporale per il DOC era un qualche cosa di un po' rigoroso. L'assunto, ossessione e compulsione devono avere la durata complessiva di almeno un'ora al giorno, che era quello che si diceva nel DSM-4 PR. Questo è l'aspetto ossessivo e compulsivo, deve durare almeno un'ora al giorno, molto spesso 2, 3, 5, 10, pazienti gravissimi, tutta la giornata trascorsa nelle loro vite, nelle loro sessioni. È diventato un'indicazione più generica del tempo occupato da una data, ad esempio per più di un'ora al giorno, ad esempio tra tutte e due. È un po' più morbida la possibilità di fare questo tipo di analisi. Questo è molto importante, cioè molto importante. Tutto è importante, non so, questo è come sempre quello che dicevamo prima. È stato eliminato il criterio che stabilisce che in qualche momento durante il decorso di malattia il paziente riconosce che le ossessioni o compulsioni sono eccessive o irragionevoli, perché è considerato fuorviante e interpretabile in modo omnivo, dipende come gli pone la domanda, se gli dà un senso seduttivo, ma mi dica la verità, ma siamo sicuri che questa, ecco, allora non poteva essere in qualche modo indicato. Il grado di consapevolezza di malattia viene meglio definito dalla specifica più dettagliata, buono, sufficiente, scarso, assente, con condizioni derivanti. Alla luce di quello che tu interpreti dal paziente, viene a capire e puoi stabilire che è un DOC con un insight buono. Dottore, io do 3 calci alla porta, o 3 volte batto di me di entrare, lo so che non lo dovrei fare, qualche volta che non l'ho fatto, non è successo nulla, ma sai, mi tranquillizzo, lui ha perfettamente chiaro, leggo distonia dell'idea. E poi un crescendo in cui si arriva a un punto tale in cui il paziente ha uno scarsissimo insight, veniamo di DOC a scarso insight, o con condizioni derivanti vere e proprie, non sono frequentissimi, in quelli vengono chiamati DOC maligni, per non veramente capire seriamente che fare. Avete visto qui nel continuo, come diceva giustamente la vostra collega, anche la Tourette, no? La sindrome di Gilles de la Tourette.
non è così frequente, però è una sintomatologia diffusa. Spesso si dice un po' con la riga in America, non ti sono soltanto, quindi più il parolaccio ti dico scusa, è una cosa, lo ricordo qui, 25 anni fa in ambulatorio, va bene. Normalmente una sintomatologia diffusa. L'altra sera in uno dei giri nottetempo su Sky o qualche cosa, sono andato a tirare, ho trovato la Tourette Band, cioè praticamente dei turettosi con sindrome di Tourette molto grave, che nelle interviste avevano spasmi di che suonano, e c'è questa fascinosa gente che mentre suonano cantano una notizia. Erano 5-6, era una negra bellissima, una ragazza alta, una voce che sembrava Aretha Franklin, e che quando cantava era una bellissima cantante, bravissima, e aveva una sintomatologia di cosa praticamente, era proprio pronta all'intervistatrice, preparata da tutto sapendo chi intervistava, ma sono veramente spasmi che continuava la bocca e questo che si teneva al collo, cioè, poi era una band fatta da 6 ragazzi che erano tutti affetti da collo, e insomma, questa cosa è affascinante. La sindrome di Tourette, anch'essa ovviamente riconosce un qualcosa che ricorda da vicino la compulsività e l'impulsività del doc. Però ad esempio è l'unica sindrome che non si cura con i serotoninergici, questo è l'unico farmaco che un po' fa con gli antipsicotici, sia con i vecchi, la minoxidile, che è più anziano, con nessun anziano, si chiama ORAP, stanno ovviamente uscito dal mercato, e ora sembra in parte funzionare la vita e il spirito, cioè l'unica sintomatologia perché riconosce un coinvolgimento di altre aree, degli microstriatari rispetto ai muri della base, al caudato, che sono quindi chiamati in causa della. Però un aspetto, come dire, accomunante come aspetto formale, la sindrome da Tourette ce l'ha. Conclusione per il DOC. Pone il DOC in una posizione di maggiore rilievo nell'ambito della psichiatria, considerato un disturbo nosograficamente autonomo, che credo che siamo tutti d'accordo. Precisa meglio le problematiche relative alla consapevolezza, l'insight, facilita alcuni aspetti della diagnosi differenziale e va. Ecco, questa immagine l'ho messa qui mentre prima, è una delle tante belle immagini con le quali si immagina questo mondo degli OCD and related disorders. Cioè qui abbiamo il prototipo del suo possessivo compulsivo. Intorno, a secondo di poi di letteratura, eccetera, sulla base di conferme biologiche, conferme di tipo clinico, vedete, da una parte dove c'è impulsività, questi tentativi ci inseriscono in parte anche l'ADHD, caratterizzato ovviamente l'aspetto di impulsività in questi bambini. Da quest'altra parte, quello che avevamo già detto, i disturbi cronici da tic, gli aspetti dismorfofobici, i disturbi dell'alimentazione, vedete, la finalità è che più è chiara e più è tutto da dimostrare, più è scura, più c'è possibilità che ci siano realmente degli overlapping. Ribadisco, siccome purtroppo il sogno di avere un cervello, qui c'è la serotonina e tutti i disturbi della serotonina, qui c'è la noradrenalina, non so, no? È qualche cosa che ci permette di fare 4 lezioni e sperare di far passare un messaggio, forse per alcuni aspetti di addio, il nostro cervello è una macchina affascinante, assolutamente sconosciuta per mille aspetti, si dice, quelle cose si dice che si conosce il funzionamento del 15% al massimo, il resto è completamente ancora in balia degli eventi, non abbiamo idee chiare, e soprattutto la cosa importante è che sono le interconnessioni tra i sistemi che ti fanno un po' saltare questi modelli semplicistici. Dire che il disturbo d'attacchi di panico è legato a una distruzione della serotonina, sì certo la serotonina, ma la serotonina poi c'è un controllo di filtri sul sistema della noradrenalina, quindi non è così facile, il disturbo ossessivo è tutto di tipo serotoninergico, d'accordo, però come mai molti disturbi ossessivi hanno un miglioramento farmacologico aggiungendo antipsicotici a basso dosaggio, si fa spesso in cose gravi, si dà il farmaco antiossessivo, poi se non funziona si aggiunge un antipsicotico spesso di nuova generazione a basso dosaggio, quindi molto spesso si hanno dei miraggi, questo si ricompatta, allora come mai gli vai ad agire sulla dopamina che normalmente viene chiamata in causa del disturbo serotoninergico, quindi l'aspetto fascinoso per alcuni aspetti è questo. Noi abbiamo, quando nasciamo abbiamo 100 miliardi di neuroni, no? E già voi ci state poco, noi da tempo abbiamo cominciato a perderne a velocità di 20, 25, 30 mila al giorno, quindi uno dice, finiscono, perché non li troviamo. Quello che ci salta sono le interconnessioni,
l'unione di questi 100 miliardi di neuroni ha migliaia e migliaia di interconnessioni con le loro vicino, quindi i neuroni poi finiscono, vanno in lento diminuzione, ma rimane un soccolo duro enorme di interconnessioni, questo network, noi lavoriamo sul network, quindi è chiaro che un cervello lavora sul network e noi proviamo in maniera assolutamente inutile qualche volta a tentare di dire sì, ma quel sintomo è legato a, sì certo, grossolanamente è così, in realtà poi tutto quello che succede, tu questo maestro, perché apposta a fare il medico, anche a fare il medico, per dire che sono cose un po' più complicate. Harry e Katrina, questo lo ricordate, due prince, c'è un prima e un dopo, io ho avuto la fortuna di andare prima e dopo, da due mondi, il dopo era veramente pauroso rispetto a quello che era prima, insomma, non ci rendiamo conto, ma veramente ha fatto dire di Dio da queste parti, poi tutti tornati, non abbiamo mai vissuto, sono stati abituati al massimo alle bombe d'acqua che paralizzano Roma, si chiamano bombe d'acqua, insomma, da pioggia scrosciante, si paralizza, questa cosa, cioè questo l'ho inserito per parlare. L'altra novità che è costituito dal PTSD, che non ha più, non fa parte dei disturbi d'ansia, ma è inserito nei disturbi dell'adattamento. Sì. La risposta è se la persona è stata esposta, lo sappiamo, ha vissuto, si è confrontato con un evento, eccetera, eccetera, che è la risposta della persona, non prende come intensa, si è finito in potenza di ruote, eccetera, e va bene. Disturbo ossessivo compulsivo, ok, il PTSD passa quindi a capire dei disturbi di ansia e quei disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti, che comprende i disturbi in cui l'esposizione a un evento stressato o trauma è esplicitamente considerato come criterio diagnostico, quindi un disturbo dell'adattamento rispetto ad un avvenimento importante. È chiaro che il disturbo dell'adattamento, che continua a rimanere con aspetti emotivi, con ansia, con depressione, con aspetti emotivi di tipo misto, eccetera, il disturbo dell'adattamento prevede che un paziente possa avere una reazione di questo genere anche che prendete la bene, c'è la famosa morte del gatto, ok? Il gatto 15 anni, che vivo solo con lui, muore il gatto e non c'è ironia alla fine del gatto, che quello che sia, e può esserci un disturbo dell'adattamento. Il disturbo post-traumatico, sia nella forma acuta o cronica, tenendo presente che il punto acuto qual è la differenza tra acuta e cronica, è stata tolta, è un qualche cosa che, come c'era scritto prima, deve prevedere l'esposizione a un evento importante che abbia messo in discussione la propria vita e quella di persone care, quindi il tentativo attraverso i famosi DSM in mano agli avvocati di far passare lo scippo alla nonnetta per un disturbo post-traumatico, no, non dorme più, la signora non esce più di casa, quindi è un disturbo post-traumatico, non è così. La rapina a mano armata in un angolo di casa, in un androne di casa con un coltello puntato alla gola ha un senso, nel senso che non è che stiamo a stabilire, ma talvolta addirittura aver assistito io un paziente che il ragazzo napoletano che stava con la fidanzata sotto casa della fidanzata e a 10 metri da lui c'è stato un regolamento dei conti e hanno sparato in testa due, e lui ha visto in diretta, ha visto due che con la moto, col casco, a Napoli col casco si dice che c'erano solo i malavitosi, in realtà non porta nessuno, purtroppo quindi non fa che riconoscere purtroppo in alcune situazioni, così si racconta, e questo è stato, lui ha assistito a 5 metri da una persona che hanno sparato in testa e sono scappati, ecco, sono questi traumi, parliamo di banali, terremoti, crash aerei, le Fukushima, le centrali nucleari, le Twin Towers, d'accordo. Però ecco, rispetto al disturbo dell'adattamento, che come dice il termine è un disadattamento ad un avvenimento che tu hai vissuto come tale, poi potremmo fare esempi fini biologi e scoprire che la signora che si è fatta la depressione o sta molto male dopo la morte del canuccio, del gattino, magari una che ha il braccetto corto del trasportatore della serotonina, quindi è più incline a rispondere ai bisogni del sì, e quindi dice morto il gatto, sì, morto il gatto, se avesse avuto un assetto del trasportatore della serotonina migliore forse non si sarebbe depressa, ma questa è una digressione così biologista. E rimane il fatto che in quel caso quindi puoi fare diagnosi, andando via al figlio di casa, ma tutti i figli hanno di casa, ma nel suo caso lei ha risposto in un certo modo, per fare questo tipo di diagnosi ovvio che il cut-off è rappresentato da commenti in un certo punto, anche abbiamo detto, sarebbe questa, lo sappiamo, però fa bene ripartire, c'è la persona,
ha vissuto, assistito, si è confrontata con un evento, con eventi che hanno implicato morte, minaccia di morte, gravi lesioni, una minaccia di integrità fisica propria o di altri. Lo dicevo ieri in una proiezione, io da tempo seguo un sacerdote che una decina d'anni fa su un lungomare di Ostia è stato preso da una macchina, volato per 20 metri, piombato a terra e praticamente curava un cranio di plastica, di titanio, insomma, perché praticamente si era polverizzata la scatola cranio, non ha subito grosse lesioni, ha solo sta testa finta con una parrucca sopra. Ecco, sono anni che non dorme, sono anni che si sveglia tutta la notte, ogni frenata in lontananza, Diego con uno stato di allarme, eccetera, eccetera. Ecco. Lui ha visto la morte, l'ha toccata con mano, le porta costantemente l'incidente stradale a 30 all'ora sul raccordo, uno che ti tampona dietro e che spiega un avvocato, un qualsiasi cagabundo, che fa che riconosce l'attenzione per il suo post-traumatico da stress, direi, non ci siamo, non è questa, perché è una diagnosi importante. Di maggiore attenzione ai sintomi comportamentali che accompagnano il PTSD, cioè il numero complessivo dei sintomi richiesti per fare diagnosi è stato minimamente ridotto, anche se questo dipende da ciascun singolo criterio. Per diagnosticare vissuto è necessaria la presenza di almeno un sintomo di evitamento. Questo consente minore rigidità nell'approccio diagnostico, ma rischia di aumentare il numero di falsi positivi, in particolare per quanto riguarda i pensieri intrusivi e sintomi di evitamento, che qualche volta non fanno parte solo di questa tipo di patologia. Una cosa importante sul disturbo post-traumatico, a prescindere da 4, 5 o 6, il 70-75% dei pazienti che sviluppano questo disturbo dopo un anno sono guariti, perché questo è un disturbo relativamente autolimitante. Prima c'era la diagnosi di disturbo da stress acuto, quello che si sviluppava entro primo mese, e poi quello cronico che partiva dal terzo mese in poi. I numeri di follow up a lunghissimo termine, entro un anno il 70-75% è passato, chi rimane normalmente non passa più, tranne un po' che abbiamo in MDR, queste tecniche di sensibilizzazione. Ora, però insomma, ecco, le MDR hanno senso, funziona bene su alcune, diciamo un po' dove tutte le situazioni in cui c'è un trauma, ecco, no? Quindi funziona questa cosa. È stata eliminata, quello che dicevo prima, è stata eliminata la differenza tra l'acuto e cronico, e sono stati aggiunti due esempi, questo, PTSD nei bambini di età inferiore a 6 anni, per il quale è prevista una categoria specifica, se sono state modificate le soglie, eccetera, con prevalenza dei sintomi dissociativi. Si tratta di una specifica applicata ai casi di PTSD in cui si manifestano sintomi di derealizzazione e di personalizzazione, che poi magari il rischio poi di confondere o di creare un overlap col panico, in cui molto spesso si presentano anche questi sintomi, ma comunque la sottotipizzazione che viene giustamente riconosciuta, la dignità, perché molto spesso il paziente vi racconta questa sintomatologia. Sui disturbi d'ansia andiamo abbastanza veloce, perché la fobia sociale non includono la condizione che individui maggiore di 18 anni con un'arroganza eccessiva, la durata di 6 mesi è stata completata. L'attacco di panico è divertente, perché la possibilità di avere un attacco di panico è trasversale a qualsiasi cosa, non è più il disturbo attacco di panico con la fobia, ma tu puoi essere un doc e avere un attacco di panico in un momento solo della tua vita. Quindi l'attacco di panico può essere riportato come specificatore per tutti i disturbi del DSM-5, okay? Quindi non diventa una nuova diagnosi, quello che diciamo prima, con il rischio di reificare, eccetera, eccetera, ma diventa uno specifier del momento. Il paziente con un episodio depressivo maggiore, in un momento della sua vita si fa un attacco. Quella cosa è lì, si rientra. Il suo divario della propria e il DSM-5 sono assestanti, ciascuno con criteri distinti. È chiaro che sono legati inevitabilmente da un continuo psicopatologico, ma abbiamo da una parte i criteri della agorafobia che prima erano globali nel lungo disturbo, ora c'è agorafobia e panico che sono paralleli, ma alzi la mano chi conosce pazienti che hanno l'agorafobia e non hanno avuto nemmeno attacco di panico nella loro vita, paroci sintomatico, nascosto, criptico, mai esaminati alla fine glielo tiri fuori, così come alzi la mano chi paziente con un panico grave e ingravescente non sviluppi poi l'agorafobia, direi che è una complicanza verso l'inevitabile del disturbo. Si dice sempre che il disturbo attacchi di panico è costituito da una triade sintomatologica, farmacologica, di ansia anticipatoria e di agorafobia, con percentuali differenti, ma fondamentalmente insomma non ci si può accettare. E questo riguardava il disturbo di ansia. Se uno cerca, quando poi fa a scambio con i colleghi, ho visto qualche consiglio, quando la mando, la mando, la mando, la mando, la mando, la mando, una highway negli Stati Uniti, si sono inventati questa cosa, no? Una
vera depressione, depressione, era tanto per introdurre questo. Allora, l'aspetto fra i più importanti, adotta un approccio categoriale da Marek e Desiglio, il più particolare è definito dalla manifestazione di episodi di alterazione anomala dell'umore. Nel disturbo bipolare 1, i disturbi di variazione del umore sono divisi in tre diversi tipi. Il disturbo bipolare tipo 1, su, giù, serio, depressivo, maniacale, un misto. Ok, questo è un classico che ci portiamo appresso. Quindi, di solito uno può fare diagnosi e scrive disturbo bipolare attualmente fase maniacale, disturbo bipolare attualmente fase depressiva, disturbo bipolare attualmente fase mista. Okay. Ogni tanto scrive pure attualmente fase di buon compenso, come dice Bento, no? È sempre fuori da presso. Dopo lo vedremo. Disturbi dell'umore. Questi sono i disturbi depressivi, elegante sindrome premestruale, sono dei due rompenti. Aspetto che non si crede sia stata fatta da una task force di maschietti. Disturbo depressivo maggiore, disturbo depressivo persistente, quello che una volta si chiamava istinita, no? Questo disturbo che mi permette un'espressione colorita, no? Perché come la Camilla, che tutti la cercano, no? Ecco, sono distimia, tutti la cercavano, in realtà la sensazione è sempre stata che la distimia fosse più un tratto temperamentale, più un temperamento depressivo, una vera malattia, infatti non risponde assolutamente ai farmaci, perché chiaramente è un modo, un tratto, sono quei pazienti che ti fanno gelare il sangue con certe realtà. Io raccontavo qualche tempo fa una lezione di qualche tempo fa per un paziente con questo stile, un temperamento faticoso, ma chi ti aiuta nella vita, ma ancora credi che tuo figlio si studia, farà carico. Questa cosa un po' faticosa, ripeto, e magari se tu cerchi potresti pure fare gli diagnosi di distimia, no? Perché dura da almeno 2 anni, comprendo. In realtà è più un tratto temperamentale. Quello che ad un incontro, una chiacchierata post vacanze, in all'inizio mi disse: stavo vinto 10 euro alla lotteria di Caudano. Non sapevo che ci fosse la cultura vittoria da 10 euro, non fa male, che ha vinto. No, perché non ho nemmeno comprato il biglietto, quindi risparmiare di 10 euro, ma te pare che vinco io, te pare che tra 30 milioni di italiani che compri i biglietti io vinco. Ecco, che voglio dire, nella sua semplicità sembra quasi agghiacciante l'idea, leva della soddisfazione di stare 5 sera sul divano con moglie e figli e dire: allora se vinciamo 3 milioni di euro compriamo la casa a San Paolo, sulle dune, c'è quella di Torchi, magari che si può durante le vacanze. Se ne vengono con me, vabbè, compro una casa a te e a te compro la macchina fotografica, quella bellissima, poi butti tutto e ritorni al 7 gennaio a Torchi. Ecco, è questa fondamentalmente il temperamento depressivo, questa sorta di colore negativo, ma funziona, gente, non c'è la malattia, non è una malattia invalidante come la depressione, è un temperamento dove tutto è faticoso, dove tutti ti fregano, ma ancora credi te, ma ancora pensi te, ma ancora le lezioni, non voto più, ma che voto a fare? Io non sono un dovere, un morale, ma io voto, ma voto, ma che voto a voto? Ecco, è un po' questa, ovviamente, che ti fanno in amarato, soprattutto se tu non ce l'hai questo tipo di temperamento, è svuotante. Disturbo disforico premestruale, disturbo depressivo con le sostanze, tutte specifiche che comunque chiaramente non aggiungono al grande, al core, no? Questo invece è più importante soprattutto per ricordarselo, cioè ciò che accomuna sono stati separati, ciò che accomuna i disturbi depressivi è la presenza di umore triste, svuotato, irritabile, accompagnato da modificazioni somatiche, cognitive che altro magari modificare il funzionamento, ciò che differenzia i disturbi depressivi è la durata del percorso e la probabile sicurezza. Quindi da una parte i disturbi depressivi, con tutti quelli che ho descritto, e questi sono quelli relativamente nuovi, il disturbo della disregolazione dell'umore dirompente, il disturbo disforico premestruale e il disturbo depressivo persistente. Il disturbo disforico premestruale rimane quello, il disturbo della disregolazione dell'umore dirompente è una nuova classificazione che francamente sfugge da tutte le parti, sarebbe la descrizione di una depressione con aspetti fondamentalmente disforici, irritabili e aggressivi. Cioè questi pazienti che hanno i criteri della depressione, ma fondamentalmente il quadro è rappresentato da aggressività, disfonia e irritabilità. Ecco, questo qua era mentre invece il disturbo premestruale. Una cosa importante, e qui si accavallano gli aspetti nosocratici e però l'amore per la clinica,
è che quando noi curiamo pazienti depressi, di quali abbiamo visto questa bella indicazione per elenco di sintomi e di categorie, noi li curiamo sulla base di alcuni aspetti che sono: se il paziente è grave, in base alla gravità, che chiaramente dobbiamo sempre tenere presente, bisogna sempre conoscere, perché possiamo fare tragedie. Il 60% dei pazienti che iniziano la loro vita, dei pazienti monopolari, nell'arco della vita diventano bipolari. Non perché diventano bipolari contro loro, perché spesso su una emorragia, su un terreno verde, l'utilizzo aggressivo, costante e ripetitivo di antidepressivi solo nelle fasi depressive può far finalmente poi partire una fase di eccitamento e quello non si ferma più. Quindi è chiaro che tutto quello che è utile, dalla famiglia a scoprire se c'è familiarità per i disturbi bipolari, è utile farsi venire dai pazienti in base alle caratteristiche, ovviamente, in base alle frequenze, e vedete sotto, non ovviamente mandare qua, in base al temperamento. Il temperamento, vabbè, nessuna classificazione la prende in considerazione. Il temperamento, non ci dobbiamo dimenticare che, come vedete scritto qui, è la base innata della struttura biologica della persona, qualcosa che è un po' il nostro codice genetico. E poi dopo avremo il carattere, poi dopo ci saranno aspetti legati alla personalità, ma il temperamento è un qualcosa col quale rinasciamo ed è una fotografia geneticamente determinata del nostro modo di rafforzarsi con la realtà, che risulta poco modificabile nel tempo. È la struttura più stabile della nostra personalità, che lo vedete Groninger, no? Con gli studi sul sensation seeking, la avoidance, cioè la possibilità che lui ha fatto di correlare alcuni temperamenti portati alla ricerca, portati all'evitamento, anche ad aspetti biologici di neurotrasmettitori che funzionavano o non funzionavano. Ma il temperamento è quello, il carattere, che è la risultante della liaison che c'è tra il temperamento e l'ambiente. Faccio un esempio banale. Lo dicono sempre scherzando: Cassano, giocatore del Bari, un certo tipo di temperamento, un certo tipo di realtà. È stato tolto dalla realtà dove avrebbe potuto avere una serie di vita in un certo modo, portato in un ambiente dorato, eccetera, eccetera, vuol dire qualche casino lo fa ancora, ma in proporzione molto meno. Su un certo temperamento, l'aver cambiato ambiente, aver cambiato realtà, essersi sposato, eccetera, ha portato al fatto che quello possa essere scritto. Il temperamento di base, quello ogni tanto poi esce fuori, il suo modo di comportarsi, eccetera, sta lì. Il fatto di avere un temperamento non è una diminuzione, ben venga, ci mancherebbe altro, il problema è soltanto quello di capire dagli studiosi di Areteo di Cappadocia, passando poi per Gregori, passando per figure contemporanee di Marisca, questo collega di San Diego, nonché amatissimo nell'area romana, ma non solo, Atanasio di Popolos, questo collega psichiatra greco che per 40 anni si è occupato di bipolare, si è occupato di temperamento, si è occupato di video, veramente un grande riferimento, non l'aveva detto lui, l'ha soltanto ribadito, eccetera. Temperamento, tecnicamente diciamo che è intorno a 4 temperamenti. Temperamento depressivo, temperamento, non la malattia, tendenza alla tristezza, alla scarsa autostima, al pessimismo, all'isolamento, forse il paziente che avevo scritto prima. Temperamento ipertimico non è mania, non è ipomania, tendenza all'intraprendenza, alla sacerdotezza, all'estroversione. Credo che quasi tutti noi, non so, amerebbero avere un temperamento ipertimico, che dà grande successo sociale, che dà grande voglia, che dà grande appoggiamento imprenditoriale. Il ciclo clinico è qualcosa di un po' più serio, caratterizzato da frequenti oscillazioni di umore che rende un soggetto instabile, non parliamo di malattia bipolare, parliamo di temperamento ciclotimico. Questo ciclare costantemente chiaramente ti dà l'idea di una grossa instabilità. Il temperamento disfolico, anche qua, non un delinquente, non un assassino, non un borderline, ma rabbia, irritabilità, irascibilità. Questo è il temperamento. Ci dimentichiamo spesso di chiedere a un paziente che è sommerso da malattia, che chiaramente annulla, zera quegli aspetti, com'è quando sta bene. E se non posso dire lui, era la moglie, ma che persona è questa persona? Che oggi è depresso? Il marito non vuole venire, barba lunga, camicia sciatta, pantaloni sgucciti, sta male, è depresso, non vuole alzarsi, sta a letto, non si lava, non si fa la doccia da settimana, c'è anche ricatto, una depressione. Ma com'è questo paziente quando non è depresso? Beh, insomma, sei un po' fumina, uno che litiga per strada con chiunque, se gli tagliano la strada è capace che scende per litigarci, se un figlio mentre la sera ceniamo fa cadere un bicchiere d'acqua, è capace da un cazzotto sul tavolo e butta tutti i piatti, ecco. Quello è un temperamento disfolico, che non è per forza
disfunzionante, ma è qualcosa che ti viene in testa anche per poi gestire eventualmente il trattamento, o al contrario, facciamo gli esempi di tutti. Allora, il temperamento però purtroppo non viene mai chiesto da nessuna parte, non c'è nessuna indagine che preveda che questa cosa, se non ce l'hai tu in tua sponda, cioè che ti piace l'idea di andare a vedere che cosa c'è sotto, nessuno te lo chiede, non fa parte di nessuno. Anche Isca, ripeto, questo collega americano che da anni si occupa di questo, per tanto tempo aveva pressato perché lo specify temperamento potesse essere inserito negli SM, non è stato questo. Ecco, la loro natura condizioni il decorso di studio tanto che è stato proposto di aggiungerlo, ma non ci siamo riusciti. Poca roba. Non sono stati unificati né i core criteri, né i criteri temporali, eccetera, eccetera. Quindi tutto sommato la cosa importante è quella che poi dopo vedremo, la coesistenza nell'episodio depressivo maggiore di almeno tre sintomi medicali, solo tre. Prima lo iato, la forzatura che portava a far sì che gli stati misti fossero tra i più criticati, era che prevedessero tutti i sintomi maniacali e tutti i sintomi depressivi. Oggi si può avere una depressione, come specify, con un suo stato misto di tipo maniacale, se ci sono tre sintomi della mania, e al contrario, manie con specify, stato misto di tipo depressivo, se ci sono tre sintomi della depressione, che è qualche cosa sicuramente di più vicino a quello che si dice il real world. Vedete sotto, ne abbiamo già parlato a sufficienza, è stato eliminato il criterio di esclusione del gruppo. Prima era un criterio di esclusione. Arriva una persona e da un mese ha perso una persona, ha perso un compagno, ha perso un marito, ha perso un figlio, sintomatologia depressiva, rientrava nel gruppo. Tra sei mesi ne riparliamo perché circa il criterio di ancora di tutta circa sei mesi. Ora, se c'è la possibilità che il paziente abbia avuto una depressione nella sua storia, il criterio del gruppo non diventa più un'esclusione. Vabbè, questo è stato un esempio, per diverse motivazioni, è stato eliminato il criterio del gruppo, posso dire alcuni mesi, poi non tenute in un grave fattore stressante psicologico che può aggravare la condizione di depressione maggiore in soggetti vulnerabili. Però un'altra motivazione considera che la depressione maggiore al gruppo si rileva una difficoltà in soggetti con una storia. Ripeto, ci deve essere nella storia del paziente una, come dire, una storia, una familiarità di tipo depressivo. Cioè il discorso del lutto può continuare a rimanere nella gestione dello psichiatra se una persona non ha mai sofferto di malattie, che non ha familiarità di nessun genere e che si presenta con dovendo vivere l'esperienza di un lutto, ma nell'ambito, diciamo, di una verginità dal punto di vista, proprio alla luce di quello che si diceva prima, che in teoria i criteri diagnostici sono proposti, ma poi tu ne fai quello che vuoi, non è che uno è obbligato dalla legge a riempire gli antidepressivi, uno non ha mai avuto una storia di depressione. Ti si dice, prima era un NIET sovietico, non si fa, ora dice se c'è una storia, se c'è familiarità, se questo è stato male, considerando che eventualmente, evidentemente il lutto è un evento gravemente stressante dal punto di vista della ricaduta, si può fare questa ricaduta. Vabbè. Rischio suicidare è un'altra cosa che fa. Ecco. Questo sempre per testimoniare che chiaramente è già stato tutto scritto ed è stato già tutto fatto, no? Credevi, parlava nella sociografia classica degli Stati Uniti, per esempio, che la commistione di sintomi delle due polarità opposte che si manifestano nella tonalità affettiva, nel contenuto, nel corso del pensiero, nell'attività motora, e individuò queste famose sei realtà di stato misto, cioè la mania depressa, la depressione agitata, la mania produttiva, lo stupor maniacale, la depressione con fuga delle idee, mania con l'inibizione motore, che possono sembrare ad una lettura superficiale come delle contraddizioni, no? Noi siamo immaginiamo, siamo portati a leggere il suo bipolare come malattia da due poli e ci immaginiamo che se c'è su non c'è giù, se c'è giù non c'è su. Ecco, credo che, insomma, ci immaginiamo, credo che siamo tutti adulti per aver capito che non è così, ma questa descrizione è una descrizione mirabile, lui faceva sempre riferimento a umore, motricità e di azione e li metteva in stretta correlazione tra di loro a seconda della tipologia del paziente. La mania depressa, l'umore basso, però motricità e ideazione sono estremamente accelerate. Non so se qualcuno di voi ha visto il film bellissimo un po' di anni fa, La pazzia di Reggio Rotto, no?
faceva riferimento a Giorgio Desi in Inghilterra, probabilmente affetto dal suo popolare. Un bellissimo film che se dovesse vedere bella, ed è una descrizione vera del suo popolare, che probabilmente era la sua malattia. E lui, un attore shakespeariano bravissimo, una regia fatta seriamente, probabilmente consulenti psichiatri che hanno dato delle indicazioni corrette, quindi non era per nulla carica brava. In alcun momento mi faceva proprio vedere questo, cioè lui parlava alla moglie, che era la regina in questo modo, e diceva: non riesco a stare appresso al corso delle mie idee, le mie idee corrono più di me, non dagli psichismo, ma la foto delle idee, non riesco a stare appresso. E mentre lo diceva era disperato e abbracciava moglie, perché nel frattempo era delicatamente convinto che il figlio fosse stato ucciso e era stato mio in casa, eccetera, quindi era aspetti. L'ideazione, la motricità, camminava nella torre di Londra dove era ambientata questa scena, diceva queste frasi, ripeto proprio belle: non riesco a stare appresso alla coda delle mie idee, le mie idee vanno più veloci di quello che vorrei, e quindi con un'accelerazione sia di motricità che di ideazione, che lo diceva disperato piangendo, perché è chiaro che siamo abbastanza d'accordo che nessuno possa pensare che la mania sia felicità, insomma, l'ipomania può essere felicità, il temperamento ipertimico, il divaciotto, insomma, ecco, la mania è una malattia grave. Immaginiamo quando si presenta in queste forme. La depressione agitata, dove c'è l'umore e l'ideazione alzata e la motricità, questi sono dei casi che quando per caso ci capitano a pronto soccorso, sono pazienti che se a questi gli danno un antidepressivo in capo a giugno si butta dalla finestra. Si dice, ma è depresso, quindi non è depressivo. In un attimo questi sono pazienti che vanno ricoverati, pazienti che devono essere inondati di antipsicotici atipici, che placano questa situazione, e poi dopo 15 giorni ci mettiamo a tavolino e ne parliamo. No? Dove c'è una motricità che sia quella che se gli diamo là con un antidepressivo si può fare, fanno un agito che prima non facevano perché c'era questa componente di capo. La maniera produttiva, lo stupro maniacale, no? Tanto l'umore è sollevato e il resto è tutto bloccato. Cioè c'è la sensazione proprio di questa paralisi. Insomma, sono pagine mirabili, queste qua che abbiamo, non lui da tutto, ma le lingue tedesco l'ha perduto, e poi insieme a Girardi e un altro collega abbiamo editato su questo librettino, che è veramente molto bello, da tenersi, da sfogliarsi, perché ogni volta che uno parla di sé lì trovo tutto quello di provare. Allora, immaginiamo, l'ho voluto mettere apposta per far vedere sogliato, terrificante, tra queste pagine mirabili e gli esseri che non trovavano un compromesso, e diceva: vabbè, allora tutti i sintomi della depressione, tutti, come vedete non è vero, sono tutti sintomi. Cioè gli stati misti si realizzano attraverso la commistione, talvolta di più, talvolta di meno, delle due fasi contropolari. Dire che lo stato misto fosse legato solo alla presenza di tutte tali depressivi era un'occhiata, era una cosa che faceva male al cuore, esageriamo, però questo infatti. La realtà credeva che l'individuo contemporaneamente soddisfacesse i criteri sia per la moglie che per il giorno di SM5 è stato un osso, aggiungendo un nuovo specificatore con caratteristiche mistiche che può essere applicato ai soli mania, ipomania, quando aspetti del sintomo sono presenti. Quindi abbiamo un paziente francamente maniacale, ma riferisce anche tre sintomi della depressione, o al contrario, depressione quando le caratteristiche di mania o ipomania sono presenti. Ecco, era solo. Abbiamo già ribadito, non so come ce la vede. Se è predominante la mania o l'ipomania, tutti i criteri devono essere soddisfatti dall'episodio maniacale, quindi abbiamo i criteri dell'episodio maniacale soddisfatti, e possono presentarsi ogni giorno per tutta la durata dell'episodio almeno tre sintomi: la depressione, la mania, il ritardo del motore, la fatica, i sentimenti di voce e l'iniziazione sul pezzo. Questi sono sintomi depressivi. Tre, più i sintomi della mania ci permettono di fare una diagnosi di mania con aspetti misti, fondamentalmente di tipo depressivo. E questa è la stessa, potenziale beneficio per i caratteri. Beh, insomma, questi specifiers sono importanti, così come prima avevo fatto vedere gli specifiers per la cura della depressione, quindi lo studio della polarità, della bipolarità, della condizione suicidaria, della resistenza, eccetera, maggiori possibilità di diagnosi, scelta del trattamento più appropriato, miglioramento della prognosi e miglioramento del funzionamento. Molto spesso trovo il paziente che in quel momento per te è francamente eccitato, no? Perché viene, non ha appuntamento, apre la porta, se lo fai adattare 3 minuti ti fa: andiamo, forza, quanto aspetta, cioè, si riapre chiaramente francamente. Poi però si siede e in un attimo cede tra la mania, tra la produzione, tra la spinta, tra l'urgenza del tempo, e ti guardi 10 minuti come grave, mezzo tempo da perdere, e poi magari piange perché nel frattempo ha perso il lavoro, perché
casa le cose non vanno bene, eccetera, eccetera. Quindi non è particolarmente complicato trovare questi pazienti. La mania pura, quella in cui il paziente sale fino al livello terzo, quarto della mania, la mania furiosa, gli aspetti psicotici, o la depressione, quella classica, in cui si sceglie secondo certi schemi conosciuti, come dire, sono aspetti un po' veramente prototipali, è il prototipo della mania o della depressione, così come credo che chi ha i capelli bianchi come me abbia ancora qualche paziente che da tenere con un panda, no? Quindi sono via d'estinzione, sono paziente bipolare che 20 anni fa gli ha dato il mito e sono 20 anni che sta bene, no? 20 anni fa gli ha azzeccato questa scelta e questo si rende il mito e non cicla più e da 20 anni di benessere. La maggior parte dei pazienti oggi non, purtroppo non succede questo. Negli ultimi 20 anni sono peggiorate le prognosi, perché il 60% dei pazienti bipolari abusano di sostanze, e chiaramente peggiorano la prognosi del quadro, accedono ai omicidi e inficiano la risposta ai trattamenti. Questo è tutto quello che vediamo. Quindi, così come non vediamo più il bipolare da tenersi a casa sul comodino, cioè stai qui così, mi ricorderò sempre di quando si dava il video e poi non hai avuto più problemi, sarebbe da tenersi a casa o studiarselo approfonditamente il paziente bipolare di neoplastico che si fa la sua mania, l'ipomania, in un attimo sale, poi lo ricovera, non si fa anche dietro, finisce la fase di eccitamento e crolla in una depressione. La maggior parte dei quadri sono quadri misti, che si fondono le varie dimensioni affettive, e quella immagine delle 6 forme di credito testimonia. Questo si era visto da un anno, i pazienti ricoverati in Russia e si guardavano che salivano, scendevano, e poi c'erano questi aspetti che concomitavano. Quindi. Però questa cosa nell'essere un questo qua, questa è strettamente legata al concetto di spettro del rumore di Krekel, piuttosto che alle categorie, no? Non credo che ci siamo arrivati. Non so se quanto pochissime colpiva anche voi l'idea che dove ho parlato che fa un sacco di riferimenti con la malattia drammatica della schizofrenia, il DSM prevedesse fino a la possibilità che un paziente anche con un sintomo soltanto potesse beccarsi la diagnosi di schizofrenia. Voi sapete che se c'era le voci dialoganti, il paziente faceva riferimento a queste voci che nella prova destra dialogavano relativamente a lui, spesso con aspetti dissatori, spesso con aspetti demonizzanti, se era prostituta, se era proprio buono, se era omosessuale, se era un delinquente, eccetera, eccetera. Quindi il paziente riferisse che c'erano due dialoganti che nella sua testa parlavano di lui, quello era un sintomo del primo rango di Schneider, e in conseguenza di ciò addirittura uno poteva soltanto con questo avere una diagnosi così importante, forse un po' di filo. C'erano anche i deliri bizzarri. Deliri bizzarri nell'ambito di una componente variegata di disturbi deliranti dovevano averci dei crismi di bizzarria seria, io ne ho due, mi ricordo sempre a lezione, almeno quando parlo. Un paziente schizofrenico che non andava al bagno da un mese, non evacuava da un mese per capirsi, perché era convinto che andando al bagno si sarebbe, non so come spiegare, si sarebbe un po' invaginato dentro se stesso con un calzino, con i calzini quando li mandi indietro e li mette dalla parte giusta. Ecco, lui era atterrito all'idea che sarebbe successo questo, quindi questo è sicuramente un tratto di bizzarria, cioè non sono così frequenti queste cose. Allora questo delirio somatico, se lo vogliamo chiamare somatico, io non vado perché lo so che succederà, io andrò al bagno e insieme ci siamo capiti, questo mi faceva passare un messaggio. Un altro che per lunghi mesi, soprattutto in primavera, non usciva di casa perché era convinto di potersi trasformare in un insetto e con un uccello sarebbe passato sopra e mangiato. Quindi ecco, diciamo che questi sicuramente hanno delle crismi di bizzarrie piuttosto serie rispetto ai deliri con i quali abbiamo a che fare, diciamo, che era lungi dal poter considerare la io continuo a pensare che se siamo abbastanza d'accordo sul continuum che ci può essere tra la normalità e la patologia, direi che tutti abbiamo provato ansia, abbiamo la sensazione dell'ansia, ansiettina, ansiettona, ansionona, attacco di panico, ok? Tutti abbiamo provato un qualcosa che ha a che fare forse con la depressione, se non clinica, comunque abbiamo capito che cosa vuol dire, nel momento in cui uno inizia a delirare c'è un salto qualitativo, un salto grosso, insomma, nel momento in cui un paziente delira, intanto c'è, come dire, una meiopragia, perché noi diciamo, ma sai, uno che ha delirato perché ha preso sostanze,
si è fatto un rave di 14 ore per ballare davanti a queste casse terrificanti, si è mandato giù tutto il mangiabile, poi deriva, sappiamo benissimo perché ha deviato, sì, ma c'è comunque un terreno di cura, perché non tutti quelli che fanno i rave e che, come si dice, si calano le stimolanti delirano, nel senso che c'è è un salto importante, quando improvvisamente il paziente inizia ad avere uno strappo con la realtà è successo qualcosa di importante, non possiamo far finta che non ci sia stato, ripeto, il continuum con altre sofferenze del genere umano, anche le persone normali, tutto quando sanno più o meno di che cosa si tratta, disturbi di umore, eccetera, quando c'è questo salto qualitativo, però da un punto di vista, che non stiamo parlando qua di clinica, però anche di clinica, ma calata nella realtà diagnostica di questo manuale del quale abbiamo parlato tutto il giorno, due sintomi del criterio A, sapete che il criterio A era quello che caratterizzava la disorganizzazione, appiattimento, disorganizzazione comportamentale, cioè due dei cinque, ma hanno tolto, vedete, mi è sembrato che voleva passare un solo sintomo di primo rango, di limpizzare le cinesi di vita per soddisfare il requisito diagnostico del criterio A. È stato tolto. Per essere schizofrenico bisogna avere almeno due sintomi, grossa soddisfazione, però insomma, diciamo che perlomeno questa cosa che francamente rischiava di essere un cut-off un po' troppo drammatico, insomma, no? Su quel tipo di... vabbè, questa è una cosa. Un secondo spazio. Eccoci. Quelle spalle, a chi piace, sono le più belle rappresentazioni cinematografiche di una schizofrenia, di Cronenberg. Tolgo i sottotipi. Allora, i sottotipi erano quelli di Goldberg e Moria. Diciamo che per una questione affettiva è una delle poche cose che mi sarebbe venuto, nel senso che è l'idea che qualcuno abbia spazzato via un pezzo di psicopatologia di Gloria, ma insomma l'affidabilità era scarsa, no? Dal punto di vista delle diagnosi che ci sono, le diagnosi che esistono in DSM sono tendenzialmente diagnosi forti. Le sottotipizzazioni, come dicevamo precedentemente, diciamo stamattina, sono legate, sono variegate. Un paziente che è schizofrenico paranoideo oggi può diventare un paziente coartato domani, può diventare nella forma disorganizzata. Quindi l'idea di dare una diagnosi, di dire questa è una schizofrenia disorganizzata perché al primo impatto questa era, poi magari dopo due anni di partiamo disorganizzato questo, e così via. Allora rimane il grande contenitore della schizofrenia che è il pasto avanza. Sono eliminati appunto a causa della scarsa di Asele, la scarsa di Davide e la scarsa valina. Disturbi dello spettro schizofrenico. Disturbo schizoaffettivo, io non so voi cosa ne pensiate, una sorta, la sensazione, una sorta di diagnosi basket, di diagnosi cestino, quando sai di mettere un paziente che non è bipolare, non è schizofrenico, no, è buono, anche se mettiamo uno schizoaffettivo, che in realtà nell'immaginario è una sorta di schizofrenico, però l'affettività è un po' più mantenuta e quindi ci può lavorare un po' meglio. Insomma, francamente mi sembra un po' riduttivo, infatti parto da tutte le parti, che sono giusto Casani nel 1931 coniò questo termine, schizoaffettivo, in realtà la sua validità nel corso del tempo, se vedete quelle immagini, quelle in cui si vede, ci sono due palline in cui ci sono le diagnosi forti e poi una freccia che indica nel corso del tempo quanto sono stabili queste diagnosi. Uno quando il suo bipolare a 20 anni, 90% o 95% a 50 anni è bipolare, se sei schizofrenico, il disturbo schizoaffettivo non si splitta e va a finire che il paziente può bipolare, ha fatto una diagnosi fatta male, poi è schizofrenico. Cioè, la pesantezza e la congruenza nel corso del tempo del disturbo schizoaffettivo lascia il tempo che trova. Questo disturbo schizoaffettivo, che però comunque continua a rimanere, è stato diagnosticato in questo modo. Il requisito di un episodio del umore sia presente per la maggior parte del tempo del disturbo dopo che il criterio è stato raggiunto, cioè questo è schizofrenico e va bene. Poi però per la maggior parte del tempo c'è anche la copresenza di questa dimensione di tipo depressivo per la maggior parte del tempo, allora in teoria si potrebbe fare questa diagnosi, devo dire, è raro, non fatico a trovarla, soprattutto nero su bianco, nel senso quando uno deve scrivere, scritta male, nel verbato, nelle chiacchiere, qualche volta esce fuori. In realtà i criteri sarebbero una diagnosi di schizofrenia fatta attraverso il 2 su 5 del criterio A, quindi di schizofrenia, nella quale è presente una, io direi, dimensione alla lettura di chiacchiere patologiche, qualcuno direbbe un episodio depressivo, come il DSM lo dice, per la maggior parte del tempo per fare questo tipo di diagnosi.
riconosciuto che la caratterizzazione dei pazienti con entrambi i sintomi psicotici e tumore rappresenta una sfida critica, cioè il codice di DSM, dice. L'abbiamo messo, ma è un vero challenge andare a trovare questi tipi di pazienti, quelli degli effetti ci hanno lasciato, ma insomma, al di là. Ecco, un altro pezzo di storia che viene spazzato lì, nel senso, il delirio 2, delirio 4, no? La psicosi condivisa, non è così frequente, ma insomma, ogni tanto abbiamo a che fare con queste realtà, queste piccole enclavi psicotiche nell'ambito delle famiglie, che c'è un cane alfa, una sorta di delirante cronico importante che si porta presso i membri della famiglia, iniziano a delirare tutti insieme su certe tematiche che non sono clamorose, ma l'amministratore del condominio ci ruba i soldi da anni, il padre è convinto, la moglie ha domanda, ma guarda, non vedi che è tutti cui, questo è stato fatto da tutte cose, il figlio, ma sai, guarda, la ragione è, se me lo dice lui, in una sorta di, ripeto, delirio condiviso, insomma, si diceva delirio a due, perché erano gli autori francesi, ma trovava a capo, bisogna intere famiglie che derivano tutte insieme sulla stessa tematica, spesso legata ad una preponderanza dell'effetto trascinamento di un membro della famiglia, la madre, il padre, sono persone che hanno una loro. È stato tolto. Sì. Il gioco d'azzardo, di cavolo, perché mi è venuto per successione mentre gli amici sono gemelli. Il capitolo delle sostanze praticamente si è arricchito anche del gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo viene oggi inserito nei comportamenti di abuso e quindi anche proprio per quello che dicevamo precedentemente considerato nell'ambito dei disturbi dello spettro in qualche modo legati all'impulsività e quindi il gioco d'azzardo oramai ha una sua dignità a tutti gli effetti con tragedie di varia natura che conosciamo. Vedete, il sistema di ricompensa del cervello con effetti simili a quelli delle droghe di abuso. Il meccanismo della dipendenza è in qualche modo strettamente legato ai meccanismi del reward, no? Determinate aree del cervello sono le aree deputate a darci una ricompensa. E normalmente il mediatore chiamato in causa la dipendenza è la dopamina, ok? Noi viviamo nelle nostre belle esperienze di vita di dopamina. Facciamo del piatto di bucatini alla matriciana, il cervello produce dopamina. Se vediamo un bel film, se troviamo che stiamo bene con una persona o un atto sessuale, la dopamina sale perché è l'ormone, il neurotrasmettitore, non l'ormone, il neurotrasmettitore della ricompensa, del reward. Cervelli predisposti, se per caso si imbattono in sostanze o attività che diano una ricompensa immediata, sono a rischio di. Cioè il cervello predisposto, il cervello addicto, il cervello che è craving per le sostanze, deve essere un cervello che possa sperimentare nel qui ed ora la ricompensa. Siamo pieni di persone che sono non pesantemente abusatori, ma comunque abusatori internali di benzodiazepine, perché hanno imparato vent'anni prima che se c'è l'ansia ti prendi un tavolo, dopo il lunedì è meglio. Nella mia carriera non ho mai trovato nessuno che sia dipendente da alcuni. Uno che ti prende acqua in continuazione perché l'acqua non agisce attraverso il meccanismo della ricompensa immediata, un atto fideissimo, tu lo prendi, hanno detto che dopo 4 giorni passeranno le bracche in gola e ti passeranno. Allora, le sostanze a reward immediato, quelle che subito ti danno un senso di ricompensa, sono pesantemente a rischio di sviluppare. È chiaro che una slot machine che volete immediato, dopo ogni 10 secondi tu hai una ricompensa o no? Metti $1, €1, €2, €50 nell'arco di 10 minuti al bar. Quando ti prendi il caffè, spesso corretto, non posso non associare qualche volta ai 7:30 di mattina il tuo corretto, piano piano corretto, un po' di gente che è anche abituata a altre compulsioni magari a bere, e che nell'atto di che tu prendi un caffè, fai una chiacchiera globalista sui risultati della domenica, ti incalcio e quello sai giocare su un caffè, punto, perché è chiaro che se questo punto si blocca un attimo perché ne vinci tre, è ripartita subito la ricompensa immediata e via. E andiamo avanti così fino a rovinarsi eccetera eccetera, no? Quindi credo che a giusta ragione sia stato collocato da... finalmente il disturbo di conversione che era uno degli aspetti per i quali era stata parcellizzata l'isteria, no? Che dicevamo esce dalla porta e rientra dalla finestra e che veniva chiamato disturbo di conversione, è stato ridefinito tale la modalità di presentazione pressoché costante riportata in letteratura come disturbo da sintomatologia neurologica funzionale, cioè
apparenti patologie neurologiche, però funzionali, nel senso che nulla non funziona. Improvvise perdite di forza al nardo, improvvisa sensazione di cedimento, discontrollo degli sfinteri a fronte di una vescica perfetta, di muscoli defusori della vescica perfetti. Allora, siccome fondamentalmente il tissuto, il fenomeno è quasi sempre di tipo neurologico, gli hanno dato questa condizione elegante, disturbo della sintomatologia neurologica funzionale. Cioè, funzionale in medicina vuol dire che non c'è nulla che non funziona, sembra buona. Un gioco come questo, un gruppo funzionale vuol dire che non c'è un hardware che è scassato, è probabilmente il software che non stiamo. Ultimo, ma non ultimo in ordine di importanza, che non c'è più niente, era soltanto per il mio reward perché mi ero scritto, quando arriviamo alla fine dobbiamo parlare anche un attimo di questo. Cioè, lo abbiamo già detto più volte, forse nella giornata è già venuto fuori questo argomento, il DSM è fatto per i medici, per gli psichiatri, per gli psicologi, per gente che opera nel campo, ma che ha, si presuppone, una preparazione di base per poter avere con questo libro, con qualsiasi altro libro, un rapporto sereno, fatto di conoscenza, mondo. Insomma, noi oggi abbiamo chiacchierato per tante ore, non credevo che l'avevo impegnato tutti, ma invece non è andato avanti tutto, e io sono stanchissimo. Abbiamo parlato tanto incastrando clinica, terapia, psicopatologia, il cambiamento di DSM, riuscendo, riparlando, ma perché siamo più o meno tutti cultori della materia, più o meno parliamo tutti la stessa lingua, siamo prima psicologi, clinici, psichiatri e dopo fruitori del DSM. Dopo, non credo ci sia qui qualcuno che non sa nulla dell'argomento e che è venuto a vogliare, ora è diventato psicologo con il DSM e oggi come dire uno studio che vado a fare tra genitori. Prima siamo clinici, e poi parliamo di DSM. Gli avvocati non sono clinici, i notai non sono clinici, i giudici non sono clinici. I giudici, infatti, normalmente si affidano ai consulenti, al consulente tecnico d'ufficio, anche se poi nella realtà della giurisprudenza il giudice è il peritus peritorum, dice quello per acuti, dice quello quell'altro, dice quello quell'altro, poi il giudice avvoca a sé tutti, già per poi basta, decido io. Ok? Quindi la legge gli consente di essere un peritus peritorum, però si ha a che fare con consulenti, gente, molti, e io lo dico, è capitato di avere a che fare, quando mi sono allontanato, non mi piacciono questo tipo di perizie, di chiamavano, hai a che fare con l'avvocato, con il post-it dentro dove ha trovato quello che meglio si attaglia secondo lui alla patologia dell'indennizzo del paziente, al quale di nuovo solo dottore ci farebbe piacere una sua consulenza, tipo, oh, però il disturbo dell'adattamento ci commettiamo, no? Perché il disturbo dell'adattamento nell'immaginario 4 punti, leva 7 punti, aggiungi 2 percentuali di invalidità, non è questo l'utilizzo. Tu non giri le pagine dicendo aspetta, vediamo, dove la posso piazzare? In teoria, quello che si diceva, tu prima lo piazzi nella tua testa, prima per la diagnosi pericolosa, poi se ti serve di dover scrivere 4 soldi di numeri, ti trovi qui dove è scritto nel modo migliore possibile e ci metti il numeretto vicino. Allora, sta diventando una situazione un po' problematica da questo punto di vista. Ribadisco quello che è stato detto all'inizio, il mercato del DSM, soprattutto negli Stati Uniti, è un mercato fatto da tante altre figure professionali che non sono le nostre. Da noi non se lo comprano nemmeno tutti gli psichiatri. Aspettino che qualche azienda farmaceutica lo regali, un po' qualcuno, adesso finiti i tempi di pacche grasse, non ti regala più nessuno, però mi hanno regalato i criteri, quindi colini da tenere in tasca al campo, cioè, insomma, no? Ecco, quindi qualcuno la propria formazione la fa sui criteri diagnostici, che è veramente un mignon del mignon, cioè una sorta di pignami del pignami, solo criteri, sono numeri, eccetera. Quindi noi già non ci compriamo perché in Italia spendiamo poco per i libri, si comprano pochi, si preferisce craccarli, si preferisce rubarli dalla rete, si preferisce rubare qualche PDF qua e là in giro, eccetera, no? Quindi compriamo pochi libri. Questo è un libro che non compriamo tutti, le tirature sono di 1.500-2.000 volumi rispetto a 7.000 psichiatri, quanti psicologi, quanti neuropsichiatri infantili, sarebbe un mercato enorme, le tirature non sono enormi. E ecco, stavo dicendo, invece, soprattutto la realtà degli Stati Uniti, è fatta, che questo libro ce l'hanno tutti quelli che in qualche modo possono ruotare intorno a determinate aree, ripeto, da qualsiasi parte la vogliamo vedere, da situazioni conflittuali, le separazioni, alla ricerca di corsa delle patologie nelle quali poter inserire mamme o papà nell'ambito delle separazioni e così via. Insomma, allora era per dire,
no, che interessi a voi, non è compito nostro, era solo per dirlo. Questo tipo di realtà è una realtà che deve aiutare il medico nella propria, così, nel quotidiano, nel lavoro quotidiano, e lo deve aiutare per il semplice fatto che in questo modo si comunica facilmente. Oggi abbiamo fatto questa sorta di tendenzialmente lezioni frontali, per il resto anche qualche scambio piacevole. È ovvio che se io chiamo lei la prossima settimana e le dico: senti, ti ricordi quella cosa, questo disturbo è, e lei c'ha davanti il DSM, resta di là del fatto che per ora ha bisogno che lei lo abbia davanti, io pure davanti, fra un po' è possibile che lo interiorizzeremo e non avremo bisogno, però è chiaro che parliamo la stessa lingua, perché se nel momento in cui lei mi parla dell'autoriflessività di un paziente borderline che mi vuole mandare, perché secondo lei necessita assolutamente di un trattamento farmacologico, ci capiamo. Nel momento in cui adoperiamo criteri aspecifici per comunicare è complicato, perché è possibile che io abbia in mente un borderline differente da tutti, visto che in realtà sono delle realtà così sfaccettate e così variegate. Quindi ribadiamo che il take home message, come si dice con questa lunga chiacchierata, che è uno strumento utile, che va conosciuto, che per essere up to date, come abbiamo detto alle 9 di mattina, non possiamo non conoscere. Non possiamo non conoscerne le variazioni sul tema che ci sono state, che più o meno credo di non aver esaltato nessuno e di aver riportato. Poi però chiudiamo questo e ritorniamo ai nostri pazienti, ci studiamo il conto nostro, facciamo le nostre pressioni. Per cui basta così, direi che sono appena adesso un po' faticati. Grazie, signore, buona parte.